Dopo pranzo, con tutto quel carboidrato spero che insomma non eh, lavori a nostro sfavore. Consentiamo agli ultimi di entrare e salutiamo tutti coloro i quali sono connessi eh, attraverso GoToWebinar e ci stanno seguendo. E approfitto di questi eh, brevissimi minuti per ehm, darvi un po' di informazioni di servizio. Allora... Ehm... Questione attestati di partecipazione. Uh, chi è qua presente in aula uh, potrà al ritorno richiedere l'attestato di partecipazione agli stand, quindi uh, potete fare richiesta. Chi invece sta, ci sta seguendo uh, attraverso lo streaming potrà uh, inviare una mail ad info-fruitcommunication.com e uh, dateci un po' di tempi tecnici, nei prossimi giorni riceverete una mail previa ovviamente previo controllo eh, che abbiate seguito. Eh, I crediti, crediti formativi perché per chi è qui eh, in presenza, i crediti formativi eh, saranno, eh, diciamo, sono stati registrati dai registri, avete firmato, eccetera. Chi segue, spesso mi viene fatta questa domanda, se ha eh, opportunamente completato il modulo di iscrizione, quindi inserendo l'ordine d'appartenenza, riceverà in automatico i crediti perché spediremo gli elenchi con la percentuale di attenzione e il tempo uh, di, um, che siete stati insomma collegati all'ordine e sarà all'ordine uh, i diversi ordini insomma uh, a seconda di dove siete iscritti a decidere uh, il numero di crediti e i crediti da darvi. Bene. Adesso possiamo cominciare, siamo Arrivati siamo giunti all'ultimo step, siamo quindi alla, alla mh, quarta ed ultima sessione della prima BioControl Conference. Alcuni di voi mi conoscono, sono Teresa Manuzzi di Fruit Communication, uh, abbiamo uh, come uh, società di editrice abbiamo sia dei giornali cartacei che uh, online: sono uvadataola.com, uvadataola Magazine, Fruit Journal e Fruitjournal.com. Ci sono un po' di riviste in giro, quindi potete tranquillamente uh, sfogliarle e prendere sono distribuzione gratuita. Sui siti e mi rivolgo a chi magari si è perso qualche um, qualche intervento uh, sono state caricati i pdf e le slide uh, degli interventi di chi ovviamente ha dato il consenso quindi potete uh, eventualmente ribeccare i pdf uh, andando sui nostri siti bene ho detto tutto spunto tutto quanto <ride> cominciamo con sostanze di base um, in Diciamo che all'interno della mia eh, in questi anni la prima volta che ho sentito parlare di sostanze di base era il 2019 e avevo partecipato a Greper Talks, che tra l'altro è un evento organizzato dallo studio agronomico Grepers. lì per lì eh, era la prima volta che sentivo parlare di sostanze di base e le sostanze di base all'epoca registrate, quindi stiamo parlando di due anni fa, erano 20. Ad oggi sono 23 da quello che ho letto diciamo a settembre gli ultimi articoli pubblicati e questo è, eh, ci dà il polso di quanto la ricerca sia pubblica che privata stia investendo in questo settore e in questo campo. Eh, stiamo parlando di principi attivi estratti e stabilizzati ottenuti da eh, alcuni prodotti vegetali o animali anche se a dire il vero mh, quegli animali sono molto rari però ci sono e eh, sono eh, appunto dei formulati che aiutano le piante a sviluppare eh, delle normali eh, mh, resistere insomma naturalmente agli attacchi di funghi eh, patogeni o di insetti. Ehm, adesso ehm, stiamo parlando di prodotti che vengono per lo più utilizzati eh, nell'alimentazione e ehm, Vengono, eh, stiamo parlando di sostanze come il siero del latte, birra, chitosano, bicarbonato, aceto, eh, ortica e quiseto. Eh, capirete bene che sostanze del genere, anche soltanto sentire il nome, eh, vuol dire che non ci sono dei limiti massimi residui. Eh, oppure eh, per utilizzarli non è necessario avere un, um, avere un patentino e allo stesso tempo non è necessario scrivere, insomma inserirli all'interno del quaderno di campagna. Questi sono alcuni eh, dei punti a loro favore, sicuramente ci saranno anche dei punti a loro sfavore e altri punti eh, positivi e tutto questo lo scopriremo oggi. Quindi, Adesso diamo eh, spazio al primo intervento. Eh, non è qui il relatore, ma ci ha inviato un video. Good morning, and Good and Buongiorno signore My e signori. Really Mi chiamo Eva Matiaschi e sono funzionario dell'EPPO per quanto riguarda i prodotti di protezione fitosanitaria. La mia presentazione è costituita da due parti. La prima parte riguarderà le sostanze di base e la seconda riguarderà gli standard EPPO importanti per la valutazione dell'efficacia dei biopesticidi. To in primo luogo vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi invitata a partecipare a questa conferenza. I would like to Durante la mia presentazione first explain shortly spiegherò brevemente che cos'è l'EPO, cioè l'istituzione per we la quale lavoro. Basic which are the Vi the parlerò delle sostanze di base, uh, i, will i will punti in blu. Vi parlerò di che cosa si intende per sostanze di base, quali sono le sostanze di base approvate e quelle che lo saranno in futuro, e dove trovare le sostanze, sostanze di base. La seconda parte della mia presentazione è indicata in verde riguarderà una sì, introduzione un sugli standard ISO che sono importanti per la valutazione dell'efficacia prestazioni, degli stecchi Allora, cosa sì, è? l'ecronimo? poi l'acronimo? dell'organizzazione europea e mediterranea e della protezione, e, uh, protezione delle pietre, per coloro che non conoscono vorrei sottolineare che questa è un'organizzazione intergovernativa creata nel 1951 se facciamo il conto dal 1951 al 2021 vi rendete conto che quest'anno celebriamo il 100 tantissimi anniversario. Nel 1951 19, i paesi, 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 paesi membri erano soltanto pubblici, attualmente ne sono 52. 52 e in, in queste slide vedete che i Paesi membri sono tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, ma anche altri Paesi europei, Alcuni paesi, Nord, anche anche alcuni paesi dell'Africa del Nord e anche alcuni paesi dell'Asia, soprattutto i paesi dell'ex blocco Apple sovietico. Il compito dell'EPO e la cooperazione internazionale nell'ambito delle, Apple delle Apple piante. L'EPO lavora e per e con, per e con le organizzazioni nazionali della protezione delle piante. Cosa significa? Apple, significa che Apple ogni paese membro dell'EPO ha un contact Point, costituito da un organismo governativo responsabile per yeah, la protezione del giovane. Ebbene, ci sono due aree fondamentali nell'attività dell'Epo, la prima sulla, sui prodotti di protezione vegetale di cui sono responsabile, e la seconda area di lavoro è la quarantena vegetale. Quando si parla di prodotti di protezione vegetale, il compito principale dell'Epo è proprio la costituzione degli standard sulla valutazione dell'efficacia dei prodotti tiposanitari. Ma oltre ciò forniamo un database. Per esempio attualmente abbiamo lanciato un nuovo database su casi di resistenza di prodotti fitosanitari. Questo database è disponibile per gli utenti però è anche in fase di ulteriore sviluppo. Inoltre armonizziamo i dati e su prodotti fitosanitari, e produciamo dei polychip che sono utilizzati e, ampiamente as in as diversi you know, database, uh, database inoltre abbiamo diversi database su, quite quite well, prodotti well, su prodotti data fitosanitari, of fitosanitari of perché abbiamo attualmente the numerosissime the informazioni. The informazioni. The inoltre the abbiamo anche delle tabelle di estrapolazione su diversi usi, e, e attualmente stiamo realizzando ulteriori database che saranno a breve disponibili per la platea degli utenti. Un'altra attività dell'Epo è costituita dall'organizzazione di seminari, i seminari che sono organizzati di solito ogni uno o due anni. Passiamo adesso all'argomento principale di questa presentazione, cioè sulle sostanze di base. In primo luogo, che cosa sono le sostanze di base? Le sostanze di base? Questo gruppo è stato introdotto dal regolamento 1106 e sono definite come segue. Una sostanza di base non è una sostanza potenzialmente pericolosa. Non possiede la capacità di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o sul sistema neurotossico. Inoltre non è utilizzata per scopo fitosanitari. O può essere utilizzato per scopo fitosanitario direttamente di oppure in un and prodotto not on costituito the uh, da, the da semplici agenti and di lente e the non è messo sul mercato come prodotto fitosanitario. Quindi un prodotto che soddisfa questi criteri può essere definito come sostanza Uh, allora, perché è stato introdotto questo gruppo di sostanze di base, di base nella registrazione dell'Unione Europea? Well Come sapete la in registrazione product 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 dei prodotti fitosanitari è ben normata, ciò significa che per piazzare sul mercato un prodotto fitosanitario è importante, fitosanitario. È importante elaborare una serie di, di informazioni, informazioni. di conseguenza i prodotti, prodotti di protezione fitosanitaria sono sempre più sicuri e però il placement sul mercato right, diventa sempre più costoso. Uh, Attualmente abbiamo due livelli First, di registrazione. Uh, il primo, la prima fase, è l'approvazione della sostanza attiva da utilizzare so in Europa. So il secondo livello protection. della registrazione è l'approvazione del prodotto fitosanitario. Uh, che include le sostanze attiva. Il normale ITER per la registrazione basic è, basic è il seguente per le sostanze di base, cioè And le sostanze sicure, criteria, che soddisfano i criteri di sicurezza, was, uh, la registrazione è molto più semplificata. Le sostanze di base, infatti, vengono approvate soltanto a livello europeo. Ciò significa che non c'è registrazione a livello paese. Ciò significa che dopo che la sostanza di base è approvata a livello europeo, ogni agricoltore in Europa può utilizzarla per lottare contro i parassiti nel proprio campo. E l'obiettivo. E rendere queste sostanze sicure maggiormente disponibili per gli agricoltori e in agricoltura. Naturalmente ci sono altri vantaggi per le sostanze di base: Prima tutto i criteri di approvazione per un periodo illimitato e inoltre. La domanda di approvazione può essere presentata da chiunque, cioè da un stato membro oppure da una parte interessata. Quindi può essere un gruppo di scienziati che ha su un progetto. Make approval on basic substance. E che quindi può richiedere l'approvazione della sostanza di base, ma bisogna ricordare che l'approvazione delle sostanze di base è un lavoro che deve essere fatto nell'interesse pubblico, per cui vi darò a breve una lista di sostanze di base, cioè si tratta di sostanze che sono utilizzate anche per prodotti alimentari, e quindi dopo che la sostanza rientra nell'elenco di sostanze di base deve essere disponibile ampiamente, non bisogna approfittare. Significa che il lavoro viene fatto nell'interesse pubblico, non a scopo di lucro, quindi dipende dai governi, dagli scienziati, e tutto è legato anche a organizzazioni internazionali come la nostra che devono lavorare nell'interesse pubblico. So, this is um, the provision which says that uh, e, eh, these substances do no not require authorization in member uh, countries as long as they are used uh, so, so or, or in mixture with other basic substances. Sempre che siano sempre utilizzate come sostanze di base. Allora, quali sono le sostanze di base approvate? Oh, in altri termini, qual è l'elenco delle sostanze attive? La lista non è né breve né lunga, abbiamo 23 sostanze di base adesso approvate. Questo elenco naturalmente dovrà essere esteso nel futuro, vedete sullo schermo a sinistra. Right uh, la colonna con i nomi delle sostanze e a destra la legislazione se volete potete cercare la legislazione like inerente i prodotti sono interessanti beer, per esempio plastic, estratto di cipolla, birra, idrossido di calcio chitosano, latte vaccino, latte normale ci sono altri, per esempio gli zuccheri come fruttosio, saccarosio diversi tratti vegetali

Aceto, talco, so can, can olio di girasole e così via. Quindi è un gruppo really molto ampio di sostanze che sono utilizzate in diverse aree della nostra esistenza. Part, um, Quali sostanze di base so, sono adesso in, in fase di considerazione? Quali sono le sostanze che possono essere potenzialmente aggiunte all'elenco? So are, mm, possono essere anche esposte uh, ad uh, un soap, uh, rifiuto, naturalmente. Oil, come vedete: saponi, uh, oli essenziali, plants, diversi estratti di diverse piante, polvere di peperone, acqua, estratto di luppolo, ozono e così via. It's important to stress that use of products that contengono one or more basic di substances no that base non is needed for the to use uh, basic substances, whatever the Non possiamo utilizzare qualsiasi sostanza di base, cioè le sostanze di base devono essere utilizzate eh, seguendo criteri di approvazione, il che è logico per esempio se abbiamo il latte vaccino. Non tutti sanno come è possibile utilizzare il latte vaccino per la protezione delle piante, e il punto è come usarlo perché possa essere efficace. Il latte vaccino può essere utilizzato in una soluzione acquosa per applicazione contro malattie fungine e può essere utilizzato non diluito per la lotta alle virosi. Queste informazioni sono addettate nell'appendice 2, dove trovate i criteri sull'uso. Questo è un esempio che riguarda il latte vaccino. Vedete le diverse aree di utilizzo del latte vaccino. Anche potete notare quanto siano estesi i dati. Tutta la cultura indicata tra cui. Il latte può essere utilizzato sul arvite per lottare contro l'olio, uh, vedete riportato methods, il metodo, applicazione foliare lo stadio di crescita culturale utilizzato, il numero di somministrazioni da 3 a 6, l'intervallo tra le somministrazioni tra 6 e 8 giorni e anche il tasso di somministrazione, cioè quanto la, il vaccino può essere utilizzato per estero. Come vedete, 100 water, da 100 a 300 litri and, di uh, acqua vengono utilizzati da 10 a uh, 40 litri di latte, vaccino per ettonico d'acqua è post di post-harvest intervall, intervallo post racolta che non è stabilito, quindi si presuppone che anche dopo la somministrazione del latte vaccino è possibile fare so la raccolta, la raccolta sarà sicura. Questo è un esempio su come le sostanze di base possono essere utilizzate e quanto siano dettagliate le informazioni sull'uso di queste sostanze nei documenti europei. Adesso, come è possibile reperire le informazioni sulle sostanze di base? Uh, in Italia o in altri paesi uh, europei forse ci sono delle uh, fonti locali. In Comunque a livello europeo le informazioni sulle sostanze di base sono preferibili nel EU Pesticide Database. Il database sui pesticidi è una fonte ufficiale in cui è possibile reperire tutte le informazioni ufficiali su tutte le sostanze attive, gli ingredienti attivi utilizzabili nell'Unione Europea nell'ambito della protezione delle piante. Quindi non è necessario ricordare il link, basta inserire in Google EU Pesticide Database e trovate immediatamente il sito web. È sufficiente scrivere EU Pesticide Database quindi nel sito web del database ottenete questo risultato, avete diverse possibilità, ma la prima cosa se siete interessati al sostanze di base dovete cliccare su questo ingredienti attivo Active Substance, entrate quindi direttamente nel sito. Potete fare una ricerca sulle diverse sostanze attive, per esempio, se siete interessati al latte vaccino, potete scrivere il latte vaccino, effettuare risultati, oppure potete riportare altre sostanze di base. Oppure, se volete conoscere l'elenco delle sostanze attive, dovete fare una ricerca attraverso type, e selezionare sostanze attive. E troverete tutti gli ingredienti attivi che sono stati attualmente approvati. Per concludere questa parte della presentazione sulle sostanze di base, vorrei sottolineare che le sostanze di base sono approvate dalla Commissione europea e, se volete candidarvi per l'approvazione, dovete sempre rivolgere la Commissione europea, possono essere utilizzate per la protezione delle piante senza ulteriore registrazione. Gli utenti devono seguire i criteri di approvazione. Quindi and le sostanze di base possono essere utilizzate per degli eventi specifici di applicazione e le informazioni sulle sostanze now, sono disponibili nel database sui pesticidi dell'Unione Europea. La seconda parte della the presentazione the riguarda un aggiornamento degli standard, standard so, in so materia di prodotti di protezione vegetale. La produzione di standard EPPO è una parte sostanziale del lavoro dell'EPPO per quanto riguarda l'area di protezione vegetale. Gli standard EPPO sono il nostro obiettivo principale. Questi standard si concentrano sulla valutazione di efficacia cioè dei prodotti fitosanitari ma altri colleghi lavorano su altri gruppi di standard. Noi ci concentriamo naturalmente sulla valutazione dell'efficacia dei prodotti fitosanitari. Ci sono altri aspetti fondamentali che sono normati a livello internazionale come la tossicologia e i residui ma eh, ci sono altri enti che se ne occupano. Gli standard EPPO a livello internazionale sono considerati come standard regionali, cioè sono prodotti per la regione EPPO, per, per i 52 Paesi membri. Tuttavia è importante sottolineare che gli standard EPPO sono utilizzati su scala internazionale anche al di fuori della regione EPPO. Gli standard EPO sono sempre approvati dal Consiglio dell'EPO, nel quale siedono tutti i Paesi membri dell'EPO. Che possono essere utilizzati da due gruppi di utenti, il primo gruppo di utenti è costituito dalle autorità dei Paesi membri dell'Epo responsabili della registrazione dei prodotti fitosanitari e il secondo gruppo di utenti è costituito dalle società agrochimiche che eh, fanno domanda di registrazione dei prodotti fitosanitari. Are gli standard Apple, Apple sono, Apple sono standard disponibili attraverso il, database. il database. database vedete questo screenshot del database è importante fare una ricerca per numero di standard o per il titolo e inoltre ci sono due gruppi diversi di standard per Apple sui prodotti di protezione vegetale specifici. abbiamo gli standard generali e gli standard specifici gli standard generali, generali si occupano di tutti gli aspetti generali della valutazione dell'efficacia, cioè ci forniscono informazioni sui trial di efficacia, su come questi two devono two essere realizzati. Ci sono 32 standard EPPO e questi standard sono tutti open access. E ecco perché la divisione è molto importante: cioè, open access significa che tutti coloro che sono all'interno della regione EPPO, anche al di fuori della regione EPPO, possono avere accesso a questi 32 standard. L'altro gruppo di standard specifici si concentrano su una combinazione particolare di coltura agente nocivo in alcuni casi combinazione di una coltura e più parassiti o un parassita e più colture inoltre forniscono dettagli sul numero di file di pieno campo e l'accesso a questi standard è a pagamento perché naturalmente sono degli standard molto più specifici abbiamo 291 standard specifici

Quali standard EPPO sono importanti per la valutazione dell'efficacia dei biopesticidi? E in primo luogo vorrei dire che anche gli standard che non si concentrano sui biopesticidi sono importanti per la valutazione dell'efficacia dei biopesticidi perché? Perché gli standard EPPO sulla valutazione dell'efficacia sono interconnessi, significa che gli standard generali forniscono informazioni eh, che non sono oh, disponibili negli oh, standard specifici, significa che tutti gli standard gener generali sono importanti. Per, uh, anche per uno standard specifico. So, give to Quindi, gli standard forniscono orientamento su tutti uh, addition, i biopesticidi. Ed inoltre, in alcuni Special standard forniscono or orientamento for in aree che sono fondamentali per i produttori di biopesticidi. Per esempio se qualcuno è interessato ad in una particolare combinazione eh, culturale e ci sono standard su questa combinazione, allora può essere un standard specifico e lo standard per lui sarà particolarmente importante. Vorrei illustrarvi che quali sono gli standard generali. Vedete uno screenshot. Abbiamo uh, standard a caso, abbiamo standard generali sulla valutazione della fitotossicità, um, progettazione, analisi, dettagli di valutazione di efficacia, effetti collaterali sulle api. Uh, comportamento dei triangoli, valutazione dell'efficacia, uh, um, analisi del rischio di resistenza, principi di efficacia e così via. Abbiamo anche standard che si concentrano tipicamente sui biopesticidi. Questi standard sono stati prodotti abbastanza recentemente. Vorrei dire che ci sono i principi sulla valutazione dell'efficacia per i prodotti micropici di protezione vegetale, principi di valutazione dell'efficacia per, per i prodotti di protezione vegetale a basso rischio e principi generali di valutazione dell'efficacia per i prodotti di protezione vegetale con una modalità di azione come induttore di difesa nelle piante. Ehm Are Questi standard sono so piuttosto recenti, l'EPO ha una storia di 70, eh, so standard, 70 example, anni, questo standard, principi di valutazione di efficacia per prodotti microbici di protezione, -20, di protezione 20, vegetale è 2012, stato sorry. approvato nel 2012. And, uh, describe, uh, e descrive i principi per determinare i requisiti per in valutazione, in valutazione, in valutazione di efficacia registrata. di prodotti di protezione in, eh, in un processo di registrazione. Standard, un altro standard, 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 standard che riguarda i biopesticidi, i biopesticidi i si occupa dei principi di valutazione di efficacia per i prodotti a basso rischio. Non si tratta soltanto di biopesticidi, ma diciamo che la maggior parte dei biopesticidi possono essere assegnati questo, questo standard è stato approvato nel 2017 è questo standard sui principi generali di valutazione di efficacia dei prodotti fitosanitari come induttore di difesa delle piante è stato approvato un anno fa e quello più nuovo Sarà approvato quest'anno dal they Consiglio dell'EPO. Uh, non è ancora pubblicato, ma sarà a breve pubblicato. Topical Questi sono altri standard, standard, standard uh, uh, molto importanti per i biopesticidi e che si concentrano sul questo principio questo della confusione di sessuale. Di sessuale di I principi di, sessuale, di valutazione eh, dell'efficacia dei feromoni che green, producono confusione sessuale, sessuale sarà disponibile gratuitamente. Di Ci sono altri due specifici: valutazione delle tecniche di confusione sessuale contro gli epidotteri in vite, pomace, brupacea e condizioni di campo. E e la stessa combinazione di uh, parassita e coltura ma in condizioni di semicampo e questo è stato pubblicato un anno fa. Quindi um, per concludere questa parte della presentazione vorrei dire che molti standard EFSA sono importanti per la valutazione dell'efficacia dei biopesticidi ma se i standard si concentrano sui biopesticidi se ritenete che altri standard sui biopesticidi siano necessari o se avete per esempio delle idee è possibile eh, farcelo sapere la procedura è la seguente, potete passare attraverso la vostra Organizzazione nazionale di protezione delle piante, cioè a livello governativo che si occupa di protezione delle piante, è possibile anche farlo attraverso i rappresentanti dell'industria, se appartenete all'industria naturalmente, perché abbiamo delle associazioni, dei produttori di bioprodotti e anche c'è cioè anche la Cop Life Europe. Um, I produttori di prodotti convenzionali fanno parte anche dei panel EPO e con questo vorrei ringraziarvi dell'attenzione e vorrei anche incoraggiarvi a visitare il sito web dell'EPO che contiene moltissime informazioni sui prodotti vegetali, sui prodotti fitosanitari, su tematiche fitosanitarie. e vi incoraggio anche a seguirci su. Good morning, and Buongiorno signore e signori, mi chiamo Eva Matiaschek e sono funzionario dell'EPO per quanto riguarda i prodotti di protezione fitosanitaria. La mia presentazione è costituita da due parti. Grazie a distanza ad Eva Matiaschi, eh, spero di pronunciare correttamente in quanto ho chiesto aiuto a Google Translate. Eh, ma dovrebbe essere insomma abbastanza corretto il nome eh, lei è una ricercatrice presso l'European and Mediterranean Plant Protection Organization quindi EPPO eh, penso che la relazione che ha fatto sia forse stranamente eh, molto pratica quindi queste informazioni che ci ha dato mh, a mio avviso sono davvero fondamentali e vi consiglio di andare a eh, ricercare e a eh, cercare il sito internet di volta in volta aggiornarvi quindi sulle eh, su diverse sostanze di base eh, ammesse o meno eh, e sugli standard. Eh, come da tradizione, eh, dopo gli interventi e eh, le relazioni eh, degli, dei nostri ospiti eh, istituzionali e la volta delle aziende, 10 minuti prenderò il cellulare e sarò. Molto cattiva adesso perché questa volta non c'è un video, sto scherzando mica, Michaela. Però cerchiamo tutti quanti di rispettare i tempi così mh, diamo anche un po' più di Sarò ritmo alla giornata. Quindi la vedete accanto a me eh, Michaela Sacchetti, marketing manager a Scienza Italia. Ci mh, parlerà di che cosa, Michela? Parlerò di Blexia. Eh, grazie a tutti eh, per, per l'invito, eh, per me è molto importante essere qui oggi perché insomma, eh, ci vengo poco spesso ormai in Puglia, quindi è una grande occasione sia per tornare qui ma soprattutto per presentare Blexia. Che cos'è Blexia? Oggi al Biocontrol Conference finalmente a Scienza che fa parte di un grande gruppo che si chiama Rovenza. E qui per presentare a tutti una linea completamente bio. Questo grande progetto nasce dall'intero gruppo perché è un lavoro di collaborazione tra scienza che, fino a ieri, si occupava nel Crop Protection solo di prodotti off patent, si occupava solo di quello. Adesso, con i partner che fanno parte del gruppo Rovenza, abbiamo la possibilità di lavorare e di studiare, introdurre quelle che sono soluzioni sempre più green, perché questi partner si dedicano esclusivamente allo sviluppo di prodotti bio. Quindi c'è una forte integrazione, un forte, un forte grande lavoro fatto tutti assieme e questo ha dato origine a Blexia. Blexia si compone di sostanze di base largamente presentate, introdotte dalla, dalla, nella presentazione precedente. E a, a questa si aggiunge anche l'olio essenziale di arancio, quindi il famosissimo Prevam. E cosa abbiamo come sostanze di base? Abbiamo il Carpet, che è un idrogeno carbonato di sodio, l'Equiset, un estratto di equiseto, il Chitosano con il nome Prevatect, l'estratto di ortica Valesco e poi il, il Prevam. Partiamo dalle sostanze di base. L'obiettivo qual è? È sicuramente introdurre quella che può essere una strategia completamente bio, ma anche cercare di individuare tutti quel, quegli elementi che possono rendere una strategia chimica tradizionale una strategia sempre più sostenibile, una strategia che tende anche al, al residuo zero. Nello specifico, parlando di Equiset e parlando poi di Carpet, abbiamo due sostanze di base che possono essere utilizzate per il controllo di peronospora e di, e di oidio. Possono essere dei validi partner in strategia o in miscela con zolfo e rama, secondo se parliamo di oidio e peronospora, e sono registrati per la vite e, e per, per le orticole. L'equisette è un estratto eh, di Equiseto, è un prodotto, una sostanza di base ad azione di contatto, sottolineo che è tutte le sostanze di base si comportano come prodotti ad azione di contatto, quindi è importante evidenziare quella che è l'azione principalmente preventiva, è importante quindi associare un attento monitoraggio nell'utilizzo di, di questi prodotti. Quindi abbiamo un'azione di contatto, abbiamo lo sviluppo di saponine tossiche nei confronti del, del patogeno e questo identifica una sorta di attività fungicida e poi abbiamo un effetto elicitore. Infatti anche l'equiseto, come siamo già abituati un po' a sentire questa cosa legata al chitosano e comunque a tutto il mondo, alla sfera dei biostimolanti. Stimola le difese nat naturali della, della pianta e questo dà una prontezza mh, maggiore per la coltura nell'affrontare quello che era l'arrivo del, del patogeno. Il carpet, quindi l'idrogeno carbonato di sodio, oggi si parla tantissimo del, del bicarbonato di potassio, che è un prodotto fitosanitario. In questo caso parliamo del bicarbonato di sodio, che è una sostanza di base, e anche un po' più libero no, di essere introdotto e utilizzato. Sento di dire che eh, anche in termini di attenzione a quello che può essere una problematica di fitotossicità nell'utilizzo e nel controllo dell'oidio, può essere un, un prodotto molto più tranquillo anche da, da introdurre. Che cosa fa? Anche lui ha un'azione di contatto, è anche un'azione radicante e si espleta attraverso un'alterazione dell'equilibrio osmotico e quindi ha un'azione molto diretta nei confronti del patogeno e poi crea, andando ad alterare quello che è il pH della superficie della vegetazione su cui viene distribuito, una condizione molto negativa per quello che può essere lo sviluppo del patogeno. Il Prevatec è il nostro chitosano, è un polisaccaride, polisaccaride ottenuto dalla, dalla chitina dell'esoscheletro di crostacei e Molluschi. E fondamentalmente il chitosano che cosa fa? Stimola le difese naturali della pianta. quindi abbiamo un'attività indiretta ma non è da trascurare anche l'attività diretta. In che senso? crea una sorta di barriera fisica, un film protettivo che è ben visibile nel momento in cui il prodotto viene applicato, che crea proprio un ostacolo a quello che può essere lo sviluppo del patogeno sulla, sulla coltura. Infine, chiudiamo il gruppo delle sostanze di base con il valesco, su cui mi soffermo un po' di più facendovi vedere anche dei risultati. Il valesco è un estratto, un estratto di ortica anche lui ha un'azione di contatto, ha una forte azione repellente ed è registrato per il controllo di affidi e acari su frutta e, e orticole. Cosa abbiamo fatto in questa prova? Siamo, abbiamo cercato di introdurre un estratto di ortica in una, in una strategia integrata tradizionale. Abbiamo sempre considerato una strategia di riferimento. Che è quella dove viene impiegato l'acetamiprid, la flonicamide, in questo caso abbiamo inserito l'acetamiprid come trattamento a bottoni rosa e poi a seguire alla reinfestazione c'è stata l'applicazione la, della, della flonicamide. Poi che cosa abbiamo fatto? Flonicamide sempre a bottoni rosa e a seguire i trattamenti con, con il Valesco. E ancora più avanti abbiamo lavorato sulla dose minima dell'acetamiprid presente in etichetta, aggiungendo in miscela il Valesco una volta con due litri e una volta con quattro litri, proseguendo avanti, andando avanti quindi con il Valesco. Che cosa è successo? Come potete vedere, la condizione del testimone, la presenza dell'afide su Pesco era veramente importante. Nella tesi 2 è chiaro, abbiamo avuto un ottimo controllo perché diciamo che la strategia che oggi viene principalmente utilizzata è una strategia efficace, però è interessante vedere anche la tesi 3 dove abbiamo utilizzato solo in parte il chimico, quindi nella parte iniziale della prova e poi alla reinfestazione c'è stato comunque un mantenimento del controllo e nel momento in cui si è verificata un inizio di reinfestazione il potere abbattente di un prodotto naturale non paragonabile chiaramente a quello che può essere un prodotto chimico, ma attribuibile comunque in maniera importante a quello che può essere un prodotto naturale. E ha permesso di avere un ottimo controllo del, dell'infestazione. Stessa cosa nell'applicazione miscela, partendo prima e lavorando con, su una dose più bassa del prodotto di, di riferimento. Quindi penso che sia un, un traguardo, un inizio, uno studio importante per rispondere a tante esigenze. Ottimizzazione del numero de, dei trattamenti chimici, ottimizzazione della problematica dei residui. E quindi eh, è veramente l'introduzione di un biocontrollo in una strategia integrata. Infatti l'applicazione consigliata con la dose di 4 litri per ettaro parte da bottoni rosa, avete visto l'esempio eh, nella prova appena, appena discussa, e, eh, fino, fino alle fasi successive legate fondamentalmente a problemi di reinfestazioni e così via. Importante che cosa è importante considerare l'intervento preventivo, l'intervento tempestivo. Considerare che l'intervallo tra le applicazioni non deve superare i sette giorni, tutto varia chiaramente in funzione di quella che è eh, l'infestazione in atto, perché parliamo sempre di un prodotto di contatto. E ricordiamoci sempre che abbiamo uno strumento completamente naturale a disposizione. Finito il gruppo delle sostanze di base, alcune informazioni sul Prevam, altro mh, prodotto interessantissimo della linea Blexia, che oggi eh, è veramente un prodotto mh, largamente utilizzabile, nel senso che... Ha un'etichetta estremamente estesa. Ha un elevato numi, numero di target su cui può essere utilizzato. Infatti, si identifica come un insetticida, una caricida o un fungicida. È ammesso sia nell'integrato che nel bio, problemi di residui non ne ha. È eh, molto rispettoso nei confronti dei, dei beneficials. Ha tutte le caratteristiche per essere uno strumento ideale per le strategie antiresistenza e poi un aspetto molto importante, il broad spectrum. Broad spectrum cosa significa? Avere a disposizione uno strumento che in un colpo solo può riuscire a gestire più target. Oggi questo è un grande vantaggio, non solo in termini pratici, ma anche proprio nel, nell'individuazione. Di una strategia sempre, sempre più sostenibile. Alcuni esempi. Un rapidi, minuto. Rapidissimo. Ehm, abbiamo lavorato su un ditiocarbamato, che oggi il gruppo dei ditiocarbamati è un gruppo di prodotti altamente discusso. No? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridotto al minimo la dose del folpet in una prova per onospora per, per la vite, utilizzando un solo litro di Folpet in miscela di un litro e 6 di, eh, di Prevam. Abbiamo quindi utilizzato meno eh, della metà della quantità che oggi fondamentalmente viene utilizzato di Folpet per ettaro. Che cosa è successo? Guardando solo i dati sul grappolo, in termini di severità e quindi di efficacia rispetto alla severità? Non ci sono state differenze rispetto a un trattamento tradizionale, stessa cosa vale in termini di efficacia rispetto all'incidenza, di fronte a un'incidenza molto molto importante. Queste sono alcune foto, passo veloce. E, e infine, ultima informazione. Un altro esempio è la ticchiolatura, un problema eh, importantissimo. Che richiede un elevatissimo numero di interventi nel corso della stagione, considerando quelli che ci sono tantissimi prodotti, e ne cito uno: il difeno con azolo, che oggi è quello più curativo in assoluto. Che cosa, che cosa ci permette che cosa ci permette di dire l'introduzione del prevan? Basta guardare queste foto dove è presente. Il difono con ozono da solo, la foto già evidenzia quanto la presenza del prevam aggiunta in miscela possa determinare un grande supporto in quella che è una costruzione di una strategia per il controllo della anche, anche qui eh, la stessa cosa e eh, c'è sempre il confronto del difono con azolo con quello che può essere il semplicissimo rame col prevam. Quindi anche nell'ambito di una difficile strategia e lunga strategia del controllo dell'articolatura, eh, il preamble può essere preso in considerazione come uno strumento importante da inserire. Con questo finito, grazie mille. Grazie Michele. Bene, invito nel frattempo il prossimo relatore che è Gianfranco Romanazzi, sicuramente eh, lo conoscerete come presidente dell'Associazione Italiana Protezione delle Piante, inoltre è patologo vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università delle Marche. Prima di eh, dirle di restare cortesemente entro i venti, faccia di tutto entro i venti minuti, volevo approfittare della sua presenza qui sul parco. Sul palco, perché l'intervento eh, della prima relatrice di Eva Maciaschi mi ha ehm, fatto venire in mente una cosa, volevo un attimo un confronto con lei. Ehm, spesso, spessissimo, sicuramente anche in, questi, in queste due giornate, avete sentito parlare di eh, l'Europa non fa altro che eh, Diciamo chiederci di utilizzare la meno, um, meno prodotti sintesi, uh, la GDO, eccetera, eccetera, il consumatore chiede uh, prodotti più sani. Ma per la prima volta ho visto un'Europa che uh, allo stesso tempo se da un lato toglie, dall'altro sta cercando di, uh, non dico dare qualcosa di nuovo, però almeno si sta impegnando nel, nel, nell'offrire. Sì, delle sostanze di base, che ovviamente eh, è un mare, adesso abbiamo cominciato adesso a, um, a studiarle, però magari è possibile che sia un'apertura, sta dando un colpo al cerchio e una alla botte. Sì, grazie, dottoressa Mandossi. Sicuramente aumentano le opportunità proprio perché. D'altra parte sta cambiando il clima, ma in senso lato, oltre a quello diciamo meteorico, il clima legato all'uso degli agrofarmaci classici e delle alternative. E giusto per dare un'idea di questo aspetto, porto un'esperienza personale. Circa 25 anni fa ero in un laboratorio non tanto distante di qui insieme al professor Ripoito, stavamo isolando dei lieviti, uno era risultato particolarmente efficace. Ebbene ieri mi ha fatto piacere ascoltare una presentazione, questo lievito proveniente dai pomodori di casa adesso è diventato un formulato commerciale utilizzabile e quindi è disponibile praticamente per tutti coloro i quali lo vogliono diciamo applicare, questo perché? Perché magari eh, qualche anno fa No, anche le stesse aziende che dovevano registrare un prodotto alternativo non riuscivano a trovare un mercato o non lo intravedevano proprio perché ha comunque dei costi, diciamo, questa registrazione. L'Europa ci viene incontro, quindi, se da una parte dice dobbiamo limitare, e, e occhio quando si dice limitare del 50%, non significa che dobbiamo dimezzare la quantità di agrofarmaci, proprio perché gli agrofarmaci vengono pesati in maniera diversa. E, Discorso sarebbe troppo lungo, non avrei tempo, sì, insomma. Però, per esempio, gli usi eccezionali hanno un peso importante su questa riduzione del 50%. I candidati alla sostituzione, tra cui il rame, eh, hanno un peso molto basso. Le sostanze di base, invece, sono sostanze che già adoperiamo, sostanzialmente già le mangiamo e quindi. Possiamo utilizzarle con profitto nei confronti delle malattie. Quindi, diciamo che una nuova frontiera della protezione delle colture la, la si vede in lontananza. No, no, eh, ma, ma ci siamo già immersi perché eh sì. c'è una serie di prodotti già sì, sono presenti sì, sì. in commercio. Quindi. Bene, eh, prego, cominci con la relazione. Eh, colgo soltanto l'occasione per dire che, ovviamente, eh, il professore rappresenta la IPP, che è una eh, delle associazioni che eh, ha promosso queste giornate, e quindi, insomma, è il caso di ricordare. Di sottolinearlo, grazie grazie ancora. E quindi siamo, Clima Farm to Fork, e cosa ci chiede? Riduzione degli agrofarmaci, più pericolosi, quindi non è una riduzione in peso, diciamo, e incremento delle opportunità per il biologico e quindi. C'è la direttiva, come ha detto benissimo la dottoressa Mattiavic, che prevede l'uso appunto di queste sostanze a basso impatto ambientale, sostanze di base, che poi sono sostanze che già utilizziamo nell'alimentazione umana e che per caso si è visto che hanno una certa efficacia nei confronti delle malattie delle piante, ma... Non tutte, quindi anche qui c'è un processo diciamo, di registrazione, queste sostanze non devono impattare negativamente sull'ambiente, sulla salute del consumatore e così via. Quindi c'è una valutazione, valutazione che viene fatta dall'EFSA in base ad una serie diciamo, di parametri e di caratteristiche e eh, è stato avviato di recente un progetto europeo che si basa proprio sulla valutazione. Dell'efficacia di queste sostanze di base. Chi fosse interessato ci sono i canali social, ci sono dei webinar, uno dei quali è previsto il 23 novembre, altri sono, diciamo, sui diversi canali. Proprio per fare il punto sulle diverse sostanze, sia su quelle approvate, sia su quelle potenziali. Proprio perché ci sono le sostanze di base che potrebbero, delle sostanze che hanno le caratteristiche per diventare delle sostanze di base. E, stiamo lavorando insieme a dei colleghi francesi i quali ne hanno registrato una serie questa è una slide che in parte abbiamo già visto ma che assieme ai dati già visti vedete ce ne sono alcuni che non hanno superato il vaglio dell'EFSA quindi l'EFSA eh, diciamo rappresenta un, uh, uno scoglio diciamo da superare proprio perché devono entrare in determinati ambiti con il, in qualche caso alcuni limiti, cioè non devono contenere metalli pesanti perché noi togliamo il rame, togliamo il manganese, lo zinco e ci mettiamo, diciamo, degli altri metalli pesanti. Quindi, qui abbiamo una serie di sostanze che non hanno superato il vaglio come sostanze di base. e Poi, abbiamo un elenco di sostanze, diciamo, già approvate e una lista di sostanze che sono in valutazione che potrebbero associarsi alle precedenti oppure magari passare tra quelle non approvate. Ma vediamo un attimo qual è lo spettro. Lo spettro d'azione viene fatto in base ai dati scientifici e quindi eh, dove vedete la foglia oppure il funghetto che cresce sulla superficie, quella sostanza è registrata come fungicida. Tenete conto che non c'è nessuna garanzia che quella sostanza funzioni sempre e in ogni caso in di, nei confronti di quel target. Quindi sicuramente almeno una volta ha funzionato. E sono sostanze che, e qui lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto diciamo in questi due giorni, non possiamo pensare di utilizzarli alla stregua di tutti gli altri agrofarmaci magari aspettandoci la stessa efficacia o un'efficacia ancora maggiore bisogna innanzitutto conoscerli meglio per posizionarli al meglio e per ottenere il massimo diciamo dalle stesse e quindi vedete sostanze utilizzate come fungicidi sulle diverse matrici quindi prodotti frutticoli, fiori e così via in alcuni casi insetticidi, vedete lo zucchero come fungicida qualcuno dice ma è possibile lo zucchero come insetticida? Ci sono degli esperimenti nei quali lo zucchero ha dato una certa efficacia e quindi eh, stessa cosa per eh, idrossido di calcio, le citine e così via, scendendo diciamo lungo la lista fino ad arrivare al bicarbonato di sodio, del quale abbiamo appena sentito parlare. Quindi sono sostanze che hanno una registrazione a livello europeo e devono essere impiegate. Nell'ambito dei canoni previsti diciamo, da questa registrazione. Scorro ancora diciamo, eh, l'elenco di queste sostanze di base, quasi tutte vengono direttamente approvate per l'agricoltura biologica. Vedete ce sono quelle in verde chiaro perché? Perché c'è uno step successivo dell'approvazione in agricoltura biologica. E qui ringrazio il eh, dottor Pratis Marchand dell'ITAB che ha registrato una serie di queste sostanze. C'è anche un costo di registrazione è di qualche decina di migliaia di euro però bisogna fare un dossier da presentare all'EFSA altrimenti diciamo la sostanza diciamo non viene approvata andiamo ancora avanti l'acqua ossigenata per esempio come decontaminante e così via la birra e... alcune sostanze come vedete non hanno superato il vaglio e sono quelle in, in rosso barrate quindi altre ancora diciamo potrebbero essere approvate nel, nel prossimo futuro io vi parlerò sostanzialmente di una che eh, abbiamo utilizzato nelle nostre prove, ne abbiamo sentito parlare anche diciamo, nelle scorse relazioni e, ne, e nella giornata di ieri, questo chitosano. Eh, sappiamo che ci sono una serie di formulati. Eh, che cos'è questo chitosano? Perché lo possiamo utilizzare come sostanza di base? Perché è presente nelle diete di Magrandi. È, è un biopolimero che attira i grassi e quindi non li rende digeribili e così utilizzandoli, diciamo... Dimagriamo, quindi già lo utilizziamo. E utilizzandolo non dobbiamo fare le prove tossicologiche ed ecotossicologiche. È un derivato della chitina, è deacetilato più o meno intorno al 75%. Quindi è un biopolimero naturale estratto da gusci di granchi. In passato si usava questo prodotto commerciale, e guarda caso, eh, questo prodotto viene sciolto in un acido e quindi forma un film, una pellicola. Si diceva anche nella relazione precedente. E le prime prove sul chitosano sono state fatte nei vigneti a due passi di qui insieme al team diciamo del professor Ippolito, qui vediamo un tecnico dell'epoca Vincenzo Mauro Antonio, e... vedete si forma una pellicola, questa pellicola resta lì ed ha un'azione fisica proprio perché è una funzione di protezione, limita gli scambi gassosi e contribuisce all'efficacia del prodotto stesso, quindi i primi dati svolti proprio con l'equipe del professor Ippolito sono stati ottenuti sull'uva da tavola, quindi il chitosano e almeno diciamo quello che abbiamo conosciuto noi, poi ci sono tantissimi formulati a base di chi lo sa, ha una buona attività antibotritica. L'attività dipende dalla concentrazione, quindi, per far sì che diciamo, sia efficace, dobbiamo metterlo sulla pianta ad una certa concentrazione. Ha anche un'attività antimicrobica, e qui lo confrontiamo con una serie di altri composti, compreso alcuni fungicidi di sintesi, quindi ha un'attività antimicrobica. Quindi poi vedremo che ha una triplice attività, quindi riduce la crescita di funghi e anche in qualche caso di batteri, qui abbiamo agenti di malattie post raccolta tra cui ubotriti cinerea, monilinea e così via, eh, avevamo utilizzato per un certo periodo di tempo dei prodotti diciamo in laboratorio e qui abbiamo questo chitosano, si può sciogliere in una serie di acidi, per esempio in acido acetico, in acido cloridrico, in acido formico e così via. Eh, un giorno è passato un tecnico che adesso diciamo non c'è più, questo dottor Guandalini, ha detto guarda un, oh, so che state lavorando su questo ambito ho un prodotto commerciale, lo volete esaggiare. Ed era questo prodotto che si chiama Chitoplant, è un prodotto di origine tedesca e guarda caso è a base di chitosano cloritrato, il secondo della lista e tutto sommato nei confronti delle malattie post raccolta della fragola, non aveva alcuna differenza. L'unico vantaggio è che questo chitosano era direttamente solubile in acqua, quindi non potevano Dire all'agricoltore di sciogliere il prodotto nell'acido, portarlo a PH56, che è il pH ideale. Quindi occhio, per esempio, di utilizzare questo chitosano con acque molto dure o con pH molto elevato, perché potrebbe non avere, diciamo, la stessa efficacia. In qualche caso, magari ci sono dei, dei viticoltori che utilizzano del banale acido citrico per portarlo a PH56 e per avere, diciamo, i migliori risultati. Eh, è stato approvato a livello comunitario, come tutte le altre sostanze di base, eh, di recente è stato ampliato. Uh, è stata ampliata l'etichetta potremmo dire, questi prodotti non hanno una vera etichetta e quindi non hanno nemmeno dell'LMR, non hanno il PHI, quindi eh, non hanno diciamo, periodo di carenza, sostanzialmente possiamo utilizzarli quando ne vogliamo e quando vogliamo, eh, perché? Perché ci sono anche dei chitosani di aspergillus che vengono utilizzati in campo enologico, io posso dire che la nostra piccola esperienza... Talvolta quello di origine enologica che costa anche un pochino di più viene fuori inquinato, quindi tutta questa attività antimicrobica probabilmente non ce l'ha almeno di quelli che abbiamo assaggiato noi. Andiamo ancora avanti, quindi abbiamo provato a assaggiarlo nei confronti della peronospora della vite, sapete, la poltiglia bordolese scoperta per caso, ottimo prodotto a base di rame. Questo rame però si accumula all'interno del terreno. E più ne diamo più ne troviamo sia nel terreno sia sui tralci, qui vedete una serie di prodotti rameici, con la poltiglia bordolese facendo diciamo trattamenti settimanali dai primi di maggio a fine luglio. E davamo un 11 kg più o meno di, di rame per ettaro, già con l'idrossido di rame davamo la metà, e con altre diciamo, combinazioni, un pochino meno. Guarda caso, di più ne davamo, maggiore era la quantità presente sui tralci nella primavera successiva oppure nei primi strati di terreno. Quindi, questo chi lo sa, comunque, questo, questo rame lo diamo e lì resta è un metallo pesante, lo aggiungiamo al terreno, ha un'attività diciamo, antimicrobica nei confronti di microorganismi utili del terreno, quindi qualche danno diciamo, lo fa. E quindi abbiamo cominciato ad utilizzare delle strategie, o, eh, o meglio, non delle strategie, dei trattamenti settimanali, sempre utilizzando degli standard cuprici, quindi eh, potia bordolese, idrossido di rame, mettendolo assieme ad una serie di altri composti, tra cui la laminarina da solo insieme ad estratti di lieviti, insieme a, del, a dei formulati, rame, a dei formulati sì, rameici a basse dosi o, e così via, bentonite e poi il chitosano ad un paio di concentrazioni. Vedete, più sono basse le barre, eh, più bassa è la quantità di malattia. Quindi abbiamo visto che eh, sia la laminerina combinata, sia diciamo, il rame ovviamente, il nostro standard, sia questo chitosano ad un paio di dosi, ha protetto sia la vegetazione sia le foglie, e qui giusto un'occhiata alla parcella trattata con la minarina, e Anche qui ci sono diversi formulati, diciamo presenti sul mercato. Noi ne abbiamo utilizzato uno, la stessa cosa vale per chi lo sa, e c'è una certa differenza. Andiamo ancora avanti. E... Trattamenti ripetuti anche nell'anno successivo risultati sostanzialmente non dissimili. Quando piove tanto l'idrossido di rame viene diluito di più, viene dilavato di più rispetto alla poltiglia bordolese. Quindi la poltiglia bordolese ci dà dei risultati, diciamo, migliori rispetto a quelli dell'idrossido di rame, però ci porta anche più ra. E qui vediamo le viti trattate col chitosano: si forma questa pellicola. Eh riesce anche a contenere un pochino la vegetazione, qui è una concentrazione abbastanza elevata, trattate con rame si vede la tipica colorazione, quindi eh, giusto il primo messaggio diciamo è quello che eh, questo chitosano cloridrato, il chitosano cloridrato è quello registrato a livello comunitario, e possiamo dire che riesce a contenere la peronospora della vite però lo dobbiamo dare, e dobbiamo dare anche nelle prove parcellari che abbiamo fatto, Abbiamo utilizzato la dose piena d'acqua, quindi se vogliamo fare un trattamento con 200, 250, 300 litri non è detto che si abbiano gli stessi risultati, noi diciamo almeno 500, 600 litri. E ancora abbiamo detto ok ma proviamo a ridurre un pochino le dosi di rame, quindi utilizziamo il chitosano da solo oppure proviamo a ridurre le dosi di rame. E come possiamo ridurre le dosi di rame? O... Oh, facendo un trattamento con rame e uno con chitosano, l'abbiamo fatto, diciamo, con un paio di strategie, oppure dando tutto il rame all'inizio della stagione e poi il chitosano nella seconda parte, che è la strategia eh, che piace alle aziende vitivinicole proprio perché così si portano meno rame in cantina e il rame poi vedremo, diciamo che va ad ostacolare l'attività dei lieviti. Oppure ancora diamo il chitosano all'inizio e il rame alla fine, strategia che alle aziende vitivinicole non piace. Quindi che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che sia questo chitosano da solo sia alternato con rame nelle diverse formulazioni riesce ad avere un buon livello di protezione. Se invece di utilizzare il chitosano utilizziamo la miscela di laminarina più estratti microbici non abbiamo diciamo, risultati paragonabili. E quindi eh, questo sia sulle foglie sia sui grappoli. Andiamo ancora avanti, prove ripetute. Tutte diciamo negli anni, negli anni successivi, quindi, diciamo, eh, dati non troppo diversi dai precedenti, eh, quindi delle due dosi, voi dite, Ma che concentrazione lo suggerite? La concentrazione che suggeriamo è quella dello 0,5% in volume, e quindi, eh, proprio perché più ne diamo più ci costa. E poi se lo diamo a concentrazioni troppo elevate ci potrebbe essere una certa, diciamo, fitotossicità, cioè riduce la vegetazione, ma a concentrazioni elevate la può ridurre diciamo, più del necessario. E oltre a costare di più, e qui tornando all'intervento di Vittorio Filidi ieri, dice sì, ma queste strategie costano di più di quelle precedenti. Anche qui, come vedremo, il trattamento con chitosano costa di più rispetto a quello del rame. E... Andiamo ancora avanti, uh, siamo andati a vedere, siamo andati ad analizzare i mosti per vedere erano uguali quelli delle uve trattate con rame, quelle trattate con la minarina e quelle trattate col chitosana. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che quando diamo il rame, il rame va a chelare gli aminoacidi liberi. E voi sapete che i lieviti sono ghiotti di aminoacidi, li utilizzano per moltiplicarsi, e quindi se i lieviti. Se ai lieviti sottrai, sottraiamo aminoacidi, crescono meno bene e quindi svolgono meno bene il processo diciamo, di elaborazione. E quindi eh, questo effetto negativo non si aveva, diciamo, con la minarina e con Chitosano. Eh, sappiamo che questo rame è a nostra disposizione per il momento, per quattro anni ancora, e tra quattro anni, che cosa succederà? Non lo sappiamo. E quindi dobbiamo anche prepararci al futuro. E sappiamo che per le, diciamo, le applicazioni in viticoltura, soprattutto in annate sfavorevoli, possono servire anche fino a 15 trattamenti. Quest'anno diciamo, abbiamo risparmiato abbastanza, da questo punto di vista. E quindi le aziende vitivinicolari. gli in un certo senso Tutto, insomma, hanno dei lati. <ride> E quindi alcune aziende vitivinicole importanti dell'Italia centrale hanno promosso diciamo, un progetto volto all'uso, in questo caso di una nuova formulazione diciamo, di chitosano, utilizzata sia da sola, sia alternata, sia in combinazione con il rame, fatto in diversi vigneti e per diversi anni su diverse varietà. Quindi avevamo un testimone non trattato, un testimone aziendale, abbiamo utilizzato questo chitosano denso, è un prodotto, diciamo, in pasta allo 0,5% al 50% di principio attivo, allo 0,5% in volume di principio attivo, dopodiché trattamenti alternati all'inizio della stagione, il rame seguito dal chitosano, oppure provando a miscelare i due composti quindi utilizzando metà della dose massima di etichetta di rame e metà della dose, diciamo, di chitosano. E questo è al momento, diciamo, dell'applicazione. Velocemente i risultati, vedete che. Comunque si ha una riduzione rispetto al testema non è zero la quantità di malattia, ma molto raramente la quantità di malattia è zero. E quindi anche con le migliori strategie. Qui vedete: eh, l'aziendale ha ridotto come il chitosano alternato e come con il combinato, un pochino più elevata, è rimasta la quantità di malattie sulle foglie dove abbiamo dato il chitosano da solo, in questo caso sul verdicchio, trattamenti analoghi, la quantità di malattia più bassa è stata dove il chitosano è stato in da solo, ma con attrezzature aziendali e in condizioni aziendali. Quindi adesso le aziende sentono loro, diciamo, questo questa possibilità di applicazione. Dopodiché andiamo a vedere la quantità di rame, quanto rame è presente sulle uve. E vedete eh, dove abbiamo dato del rame, il rame lo troviamo sull'uva. Dove abbiamo dato una dose più bassa di rame combinandolo con qui cos'hanno ultima, diciamo, colonna ne troviamo di meno, dove invece abbiamo dato il rame nella prima fase della stagione, dove non abbiamo dato per niente, ne troviamo una quantità molto più bassa. e Ultima diciamo, attività è quella di vedere se questo chitosano è compatibile con una serie di prodotti cuprici, e qui, o, o prodotti diversi da quelli cuprici, e qui abbiamo diciamo, una serie di formulazioni saggiate, e vedete che in alcuni casi ci va d'accordo, in altri invece assolutamente no. E per esempio, c'è una buona compatibilità con ossicloro di rame e ossido rameoso, oltre che con prodotti come olio di arancio dolce e con zolfo liquido. Già con lo zolfo bagnabile, non tanto ci va d'accordo. Questi sono giusti esempi dei provi di laboratorio. Qui vedete: si è completamente solidificato, quindi, nel momento in cui lo utilizziamo con prodotti incompatibili, si può avere una cosa del genere e non deve essere carino averlo nella botte dell'agricoltore. E ancora abbiamo fatto delle prove in campo, i risultati non sono dissimili, quindi dobbiamo evitare la situazione a sinistra, non l'occlusione dei filtri. E invece, eh, nel momento in cui andiamo a fare una dissoluzione separata, quindi è importante fare una dissoluzione separata, almeno di questo prodotto che abbiamo utilizzato, ma ce ne potrebbero essere tanti altri, diciamo, che potrebbero dare risultati ancora migliori, con la dissoluzione separata non abbiamo problemi di intasamento di filtri, e queste sono le prove, diciamo, fatte in campo con, eh, diciamo, eh, i relativi effetti, quindi... Uh, qui ripetiamo un pochino le formulazioni con lo 0,25%, che è la dose che suggeriamo nel momento in cui andiamo a fare una combinazione, quindi noi suggeriamo lo 0,5% in volume, almeno nelle prove che abbiamo svolto, uh, nel momento in cui andiamo a dare la dose che consideriamo piena, la dose dimezzata, lo 0,25%. Questi sono i risultati delle prove in campo, quindi nel momento in cui siamo andati a combinare chitosan e rama abbiamo avuto una protezione migliore di tutte le altre tesi a confronto. E quindi perché funziona questo chitosano? Perché ha questa triplice attività, quindi ha un'attività antimicrobica, quindi agisce nei confronti del patogeno, ha un'attività filmogenica, proprio perché va a formare un film che va ad ostacolare anche diciamo, gli scambi gassosi. E va, e questo può essere importante, magari quando la vite non si deve far scappare troppo: va a contenere un pochino la vegetazione. E poi c'ha un'induzione di resistenza, quindi un'attività elicitante, anche questa, diciamo complementa gli altri meccanismi d'azione per dare, diciamo, eh, l'attività finale e quindi eh, tutto questo è stato confermato con una cosiddetta meta analisi, quindi mettendo assieme, diciamo, i risultati, ma non cambia, diciamo, il risultato e quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che con queste prove abbiamo messo a punto un sistema per la valutazione di prodotti alternativi. Ovviamente a questi se ne possono aggiungere delle, degli altri questo protocollo ci può lo possiamo considerare sostenibile e, e quindi, uh, diciamo, almeno questa strategia può andare a complementare o alternare e magari, chissà, nel lungo tempo, se dovesse sparire il rame, almeno abbiamo. Una strategia possibile da utilizzare. E così facendo, diciamo, chiudo eh, ringraziando tutti coloro i quali hanno partecipato alla sperimentazione. Qui c'è Simone Piancatelli, che avete visto anche allo stand di App. Eh, chi ha finanziato diciamo, queste attività, quindi soprattutto finanziamenti pubblici, e voi tutti per l'attenzione sia diciamo, in sala e sia a casa. Grazie. Grazie professore. Quindi insomma il chitosano può essere una ciambella di salvataggio in questo mare burrascoso, viste le legislazioni europee, le nuove imposizioni. Eh, ricordo che il professore rimane qua in, in aula, diciamo, chiamiamo in stanza all'interno della conference, quindi se volete fargli delle domande o eh, chiedergli qualche altra cosa, siete liberi insomma, di contattarlo. Um, andiamo avanti, quindi è il momento uh, di Davide Mosconi, business development manager per Serbios. Davide, dieci grazie. minuti. Dieci minuti, grazie. Allora, non entrerò in, in eccessivi dettagli, anzi, partirò proprio dallo spunto che ha dato il professor Romanazzi per uh, entrare in quello che oggi. È una categoria di prodotti che devo dire, vista con gli occhi di una persona che da qualche anno lavora nell'ambiente del biologico, è stata una categoria eh, lungimirante quando fu eh, presentata. Perché il fatto che oggi abbiamo la possibilità, nel panorama del biocontrollo, di poter utilizzare anche i corroboranti che. Visti oggi potrebbero apparire quasi come una categoria obsoleta, stanno arrivando le sostanze di base che 15 anni fa di, no, non esistevano, si stanno evolvendo, le etichette stesse delle, eh, delle sostanze di base evolvono e per, lo, per il chitosano è un esempio, il fatto di, di eh, sperimentare su vite ci consentirà di ampliare le etichette. Oggi l'etichetta depositata a livello europeo non prevede ancora la vite. Sostanze come la lecitina che hanno un duplice, eh, una duplice presenza sia nei corroboranti che nelle sostanze di base, come corroborante ci consente di utilizzarla su un più ampio tipologia di colture e con un'ampia tipologia di applicazioni, come sostanza di base purtroppo l'etichetta è ancora limitata. Quindi credo che il futuro sia di vedere una categoria di sostanze di base evolversi con tutti quelli che sono i vantaggi, sicurezza, eh, verifica di, car di carattere europeo e avere poi ovviamente probabilmente una categoria di corroboranti che andrà via via scemando a favore di quelle che sono oggi le categorie elencate nel 1107 che ovviamente ci danno una garanzia di carattere europeo. Quindi come vi dicevo, a completamento di quello che abbiamo oggi abbiamo tutta una serie di prodotti che sono i corroboranti che sono stati riconosciuti eh, da, una, da una normativa squisitamente italiana che ha visto, devo dire, lungo e che oggi l'Europa sta portando avanti anche come... Categoria che prevede le sostanze di base. E qui ri riprendo quelle che sono quello che ho detto prima: cioè il fatto che abbiamo eh, sostanze come corroboranti che hanno un duplice eh, inquadramento, uno di carattere nazionale e uno di carattere europeo. Ma ben venga, perché purtroppo dobbiamo far vedere a quelle che sono le istituzioni i vantaggi che il corroborante oggi porta. Cito un altro esempio: le polveri di roccia, il caolino che anch'essa è una sostanza duplice presenza e nei corroboranti, lo vedete una delle, delle sostanze, abbiamo le polveri di pietra roccia che includono caulini, includono zeoliti, includono bentoniti, il caulino si ritrova anch'esso nel 1107 come sostanza attiva, quindi come vero fitofarmaco, ma il limite di oggi registrarlo sarebbe perdere tutta una serie di vantaggi che non possiamo avere, tipo la fotoprotezione, che in un'etichetta di carattere fitofarmaceutico non possiamo mettere. Quindi su un agrofarmaco noi non possiamo inserire quelle che sono tutte le protezioni dai raggi solari, dai raggi UV e quindi dal, dalle scottature, e che invece l'utilizzo come corroborante ce lo consente. Purtroppo questo ha creato anche un'altra. Di eh, distanza tra i diversi mondi perché, mentre un agrofarmaco è certificato in tutto il suo percorso registrativo, un corroborante, purtroppo, a volte viene immesso sul mercato senza rispettare quelli che sono i criteri di sicurezza che devono garantire, soprattutto per le polvere di roccia, l'esenzione da elementi inquinanti, per esempio che è una cosa fondamentale riportata nella normativa, ma che spesso ci ritroviamo sul mercato con presenze di silici cristalline che sono cancerogene per, per l'operatore, oppure la presenza di metalli pesanti che devono essere esenti nei formulati destinati all'agricoltura. Quindi benvenga quella che è la categoria delle sostanze di base o del trasferimento di quelli che oggi sono i corroboranti all'interno del 1107, perché avremo sicuramente maggior garanzia sui prodotti, ma nello stesso tempo dovremmo chiedere la possibilità di sfruttare il corroborante eh, in tutte le sue sfaccettature perché riprendo anche quello che diceva il dottor Filieri, è un costo, fare quella che oggi noi chiamiamo strategia combinata è sicuramente importante perché bisogna mettere insieme più elementi per ottenere risultato spesso vengono considerate le sostanze naturali come non all'altezza ot per ottenere dei risultati, ma quello che noi dobbiamo evitare è cercare il confronto a uno a uno, perché mo la modellistica eh, registrativa prevede sì una valutazione proprio uno a uno nel vedere se il prodotto funziona o non funziona, ma ci si deve concentrare su quello che è il risultato. Il fatto di dover, eh, citava prima il professor Romanazzi, di dover limitare il rame e inserire il chitosano in quel caso nella strategia, se sia un aggravio dei costi, ma andiamo ad impattare positivamente su tutti quelli che sono i processi poi anche ambientali e di sicurezza per tutti i processi produttivi. Quindi concentrarsi su quella che è la tecnica e l'utilizzo del corroborante oggi e della futura sostanza domani. Quindi, come vi dicevo, quelle che sono le modellistiche, i monitoraggi, l'attenta, tutte quelle che sono le buone pratiche agricole ci permettono di portare al raggiungimento di ottimi risultati e alla salvaguarda dell'ambiente. Ed arrivare, chiedo scusa, a quelle che sono sicuramente le strategie combinate. Strategie combinate che prevedono di mettere insieme più elementi di difesa e sfruttare tutti quelli che sono i vantaggi. Vi faccio un esempio su tutti, ho citato alcuni esempi che riguardano le nostre strategie, ma che possono essere sicuramente portati eh, e che saranno portati anche da altri colleghi durante le presentazioni. Il fatto di gestire la mosca con una strategia combinata che prevede oggi il mass trapping insieme al caolino, che sappiamo essere un prodotto con ottima efficacia nei confronti della, della ovodeposizione della mosca, ci permette di ottenere dei risultati in chiave mosca perché dobbiamo ottenere un risultato di tipo agrofarmaceutico in modo da evitare le punture, le ovideposizioni e quindi il danno sulla qualità. Ma nel contempo il caolino riduce e quest'anno è stato l'anno proprio esemplificativo con quelle bordate di caldo e di siccità che abbiamo avuto dal centro sud Italia, abbiamo portato ad avere inoltre una maggiore qualità delle produzioni perché ha un effetto anche anticascola riduce la temperatura sulla pianta la pianta continua a fotosintetizzare e portiamo a casa un doppio risultato avere un domani un caulino come il nostro il surround registrato come agrofarmaco cosa che lo è già in grecia per esempio lo potrebbe essere anche rapidamente in italia ma se non possiamo indicare all'agricoltore quelli che sono i vantaggi eh, oltre l'aspetto agrofarmaceutico di gestione della mosca, diventa diseconomico anche per l'agricoltore perché non possiamo trasmettergli queste, queste informazioni. Anche l'utilizzo come fotoprotezione sul melone del, del surround e del caolino è sicuramente un vantaggio. Questo non lo potrei mai riportare in un'etichetta di un agrofarmaco perché non è previsto, se ne prevedono solo gli utilizzi eh, come, come agrofarmaco. Come corroborante, oggi possiamo sicuramente parlare di fotoprotezione, possiamo parlare di effetto indiretto sulla mosca e, sulla e possiamo parlare di qualità delle produzioni, cosa che oggi si può fare parlando di un corroborante. Quindi sarebbe corretto in un futuro vedere eh, insieme questa tipologia di. Eh, di informazioni da poter trasmettere all'agricoltore in modo di dire non faccio più una spesa per gestire un problema, ma faccio un investimento per avere protezione e qualità delle, delle mie produzioni. Quindi in questo caso la strategia prevede delle combinazioni di agrofarmaci come il mastrapping, l'utilizzo del caolino surround in abbinamento, anche la lecitina come prodotto che ha un effetto secondario anche di trattenere il caolino sulla pianta in modo da evitare il dilavamento e ridurre il numero di interventi e di conseguenza i costi. Questa è sostenibilità perché includiamo tutti gli aspetti di protezione, qualità e anche costi gestionali in azienda, riduzione degli interventi e dei passaggi. Stessa cosa la possiamo fare all'interno del vigneto se dobbiamo gestire... Eh, lo idio con dello zolfo. Sappiamo che oggi le cantine ci richiedono la riduzione degli zolfi per evitare poi effetti indesiderati a livello di fermentazioni. Benvenga. Quindi lavoriamo sulla riduzione degli zolfi, sapendo che il, il, ehm, il bicarbonato di sodio, come dicevano anche altri colleghi, eh, apporta un vantaggio sostanziale alla difesa. E mano a mano che mi avvicino al raccolto, riduco lo, il, lo zolfo e inserisco il bicarbonato come strategia. E io ripeto, non alternativa, ma combinata, perché quello è l'obiettivo che ci dobbiamo dare. Combinare i prodotti per ottenere quello che è il risultato. Non un risultato di mera efficacia, ma un risultato che sia a vantaggio di tutto il processo produttivo. Poi posso andare anche su altre problematiche, come l'utilizzo. Del, del tannino che è già stato eh, sicuramente eh, citato, verrà citato in altre, in altre presentazioni, che ha sicuramente un apporto in termini di qualità di protezione, di stimolazione delle difese endogene della pianta. Ma mi porto a casa un altro, un altro vantaggio. Il tannino ha un effetto di acidificazione sulla soluzione e un'acidificazione di una soluzione in cui inseriamo un bacillus se ne trae sicuramente vantaggio, come anche ne trae vantaggio l'utilizzo del tannino con un piretro, che giova sempre, come tutte le sostanze che amano i pH bassi, in termini di performance e in termini di risultato finale. Stessa cosa se andiamo a utilizzarlo anche col piretro in chiave scafuideo in vigneto. Ultima e poi mi... Stavo mi per dire ultimo minuto. <ride> Anche su Melo, se andiamo a fare lo stesso ragionamento, si lavora nelle combinazioni di zolfo con la propoli in chiave oidio oppure in chiave ticolatura con del rame alternato, in questo caso con del bicarbonato, che può essere sicuramente una, una chiave di lettura o una delle tante strategie in combinazione per poter ottenere poi un contenimento della problematica e avere poi quelle che sono le riduzioni delle dosi ma non sicuramente un'alternativa un in questo caso, perché gestire oggi laticolatura senza rame diventa davvero difficile, a meno che non abbiamo delle varietà eh, resistenti o, o tolleranti alla laticolatura, e se ne può sicuramente ridurre a basse dosi, ma ribadisco, non vorrei privarmene se possibile. Ecco, io concludo qua, giusto per dare questa idea, questo segnale di riflessione su quello che deve essere la visione anche di tipo strategico e la visione di quello che dovremmo avere, cioè non limitiamoci a vedere questa categoria di sostanze come una categoria che deve apportare un beneficio di mero carattere di efficacia a livello di contenimento di patogeni o parassiti, ma vedere la strategia come un plus di qualità all'interno di tutta la filiera, perché poi l'agricoltore deve investire su questi prodotti e non vederli solo come una spesa. Ok, grazie. Grazie, grazie Davide. Vi ricordo che insomma, qui dall'altro lato di questa parete ci sono tutti quanti gli stand, quindi anche per andare a scambiare due chiacchiere o approfondire eh, sulle novità e i prodotti, eh, trovate un po' di schede, materiale informativo e ovviamente persone con cui finalmente parlare eh, guardandosi negli occhi e non attraverso un computer. Bene, adesso abbiamo creato la suspense necessaria per eh, accogliere sul palco una. Un relatore veramente molto importante. Eh, molti di voi conoscono forse l'indice di Bigot oppure hanno sentito parlare della prima scuola italiana di monitoraggio del vigneto online. E qui il fondatore ed è appunto Giovanni Bigot. Mi hanno detto non si chiama Bigot, si chiama Bigot perché è friulano giusto? Esatto, esatto. Ok, Grazie. Di che cosa ci parlerai? Eh, io vi parlerò di un'esperienza pluriennale di applicazione, quindi di efficacia di eh, prodotti alternativi al rame, ma anche di rameici, con l'obiettivo di ridurre eh, al minimo l'utilizzo del rame. Otto anni di sperimentazione, esatto. otto anni di eh, varie prove sì. <ride> con diversi formulati. Eh, capiremo insieme adesso le conclusioni. Prego. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie dell'invito. Eh, sono stato con, eh, presentato eh, in maniera eh, così importante, eh, faccio l'agronomo, cerco di farlo al meglio e eh, dedico al, il massimo per poter fare una viticoltura eh, di qualità con il minimo sforzo necessario. Che non vuol dire che non voglio <coughs> che uno non debba impegnarsi, anzi, ci vuole molto impegno. Per poter raggiungere il massimo risultato col minimo sforzo. No? È quello che si dice: more with less. E una parte di questo è anche usare il minimo rame possibile. Questo può essere un esercizio, una necessità, una necessità che nasce da un'esigenza che può essere enologica. Ho visto dei bei dati di rame presente sul, sulle uve ed è stato verificato da. Eh, alcuni ricercatori francesi che se superassimo il livello dei 3 ppm o milligrammi per chilo come residuo di rame sul, sull'uva avremo una riduzione molto importante de, di tutta la classe della famiglia chimica dei tioli che è una delle famiglie più rappresentative dell'aroma dei bianchi ma non solo, eh, Sauvignon Blanc in primis e quindi ecco che andiamo molto vicini e spesso si possono avere residui molto maggiori eh, oppure rame nel terreno, eccetera. Io tra l'altro, se riesco, vi faccio vedere anch'io alcuni di questi risultati tra virgolette collaterali, per qualcuno per alcuni sono i risultati principali. Allora, la strategia di controllo eh, della pronospora a basso apporto di rame ho iniziato eh, questa sperimentazione appunto con la voglia di eh, testare, ma non soltanto l'utilizzo delle sostanze attive, ma anche di entrare eh, nel merito degli altri elementi che contribuiscono al raggiungimento del massimo risultato. Eh, l'unico che non ho messo qua, l'unico, uno dei principali che non vi ho presentato è, è, è quanto eh, eh, i dati riferiti alla distribuzione, cioè a come viene distribuito il prodotto. Quello è un elemento chiave che magari potrebbe essere, dovrebbe essere un argomento di una relazione a sé. E appunto, la difesa del vigneto è un mezzo per ottenere uve assolutamente sane. La qualità passa attraverso l'altissima la sanità delle uve, eh, ma spesso appunto per ottenerle eccedo. Eh, gli agenti di biocontrollo, assieme alla viticoltura di precisione, ai modelli previsionali. Uh, alle attrezzature, l'equilibrio della vite e l'attività microbica di questo agroecosistema che si crea all'interno del vigneto, sono tutti da considerare per raggiungere questi obiettivi. Quindi ogni tanto si parla soltanto di un aspetto, cioè l'effetto di una sostanza attiva, ma non possiamo, eh, secondo me, o dovremmo sempre di meno prendere in considerazione un solo aspetto, ma essere capaci di prendere anche gli altri contemporaneamente. Quali sono stati gli elementi che ho eh, considerato durante la sperimentazione? Allora, il turno di intervento. Eh, a, dopo vedremo vi farò seguire come nella prima fase di sperimentazione. Nei primi anni ho utilizzato un turno fisso tipico delle prove sperimentali, per poi invece, diventare passare a un turno variabile in funzione dei DSS. E, e quindi flessibile sulla base della probabilità o del, del rischio di infezione e sulla sua effettiva presenza passatemi il termine di pressione. Poi sono entrato nel merito dei tipo e delle formulazioni dei prodotti fitosanitari, eh, testando l'importanza delle miscele di prodotti fitosanitari a base rameica diversi, con uno, due, tre eh, tipi di rame, tipi di rame nel senso di tipologia chimica di rame, idrossido più solfato più cicloruro, o ossido di rame più idrossido e magari con un terzo elemento. Eh, appunto per andare a cogliere nella stessa, nella stessa miscela eh, durante l'applicazione gli aspetti eh, fisico-chimici tipici di l'uno o dell'altro prodotto. Le dosi. Le dosi sono state modulate a seconda dello sviluppo vegetativo, anche questo è stato introdotto come variabile a un certo momento degli anni, dopo vediamo uno schema, in base al volume della chioma e quindi non sulla base della superficie in cui insiste quel, quella vite, ma seguendo quindi delle dosi che erano proporzionali alla chioma che cresce e allo sviluppo dei metri lineari. Se andassimo, erano un vigneto tendenzialmente ad alta densità, 2 metri per 90 centimetri, quindi è oltre il, spesso la do, il, il, il sesto di impianto standard. E quindi, cosa vuol dire? Che io con la dose sono andato oltre a volte alle dosi normali. Allora, vediamo i numeri della prova: sono otto anni di prove. Eh, alcuni anni, ovviamente li scorro velocemente, mi sono fermato. La presentazione si fermerà negli anni più importanti. Ho testato, abbiamo testato. Io dico, oh, ma in realtà c'è stato un, cioè un, un team di lavoro, il team per le Uve. Eh, se mi sentono dico: Ma Giovanni, scusa, ti sei dimenticato di noi? Come è possibile? No, no c'è un team, un gruppo di lavoro, colleghi, dipendenti, collaboratori che lavorano con me a fianco a fianco e negli anni hanno gestito la prova, hanno fatto rilievi, sono passati moltissimi anche dottorandi, tesisti, università, progetti. Cioè È una prova che ha visto in effetti su quel vigneto di Merlot, a Cormons, passare molte persone. 23 agenti di biocontrollo 17 prodotti fitosanitari a base di rame chiamati rameici ma anche 5 prodotti fosfiti, proprio fosfito eh, oppure fosfitosimili, 88 tesi in tutto, 44 repliche biologiche, cioè il classico il turno è stato sia fisso che variabile le dosi in funzione della superficie all'inizio, nelle primi anni poi in base al volume di chioma qua un escursus temporale dal 2013, 14, 15 fino al 20, vedete abbiamo appunto i prodotti diversi, si sono alternati negli anni, eh, la dose dal 2016 ci siamo posti come obiettivo, non voglia... in, eh, eh, impostiamo una strategia per arrivare a fine stagione nel 2016, quindi prima che diventasse obbligatorio i 4 kg di rame, che è stata uh, uh, la, la, la legislazione più recente, 3 kg di eh, rame massimo, per anno. Cioè ci davamo questo obiettivo, certo che se poi era necessario tendevamo anche a sforarlo, oppure a stare almeno al di sotto, no? Poi abbiamo introdotto il turno variabile, poi ci siamo dati la dose massima a un chilo e mezzo, cioè per essere sfidanti, per tirare i prodotti, per andare a testare al limite e, e, e ovviamente fare delle valutazioni eh, sempre più eh, interessanti in base anche alla effettiva eh, realtà, cioè il fatto che eh, è anche possibile fare una difesa in Friuli su un vitigno sensibile su grappolo come il Merlot con questi dosaggi di rame certo che gli anni e quello che vedremo ne determinano grandemente il risultato, quindi la stagione l'andamento climatico, il numero di infezioni è un elemento chiave Negli ultimi anni abbiamo introdotto anche alcuni interventi di tipo curativo e radicante e dopo vediamo. Allora Qua vediamo gli anni, così vi rendete conto anche delle piovosità, passiamo dai 1160 mm nella stagione, questo anno, ma in realtà il rain, cioè la pioggia, è riferita all'inizio prova alla fine della stagione, quindi dal primo di aprile al 30 di settembre, o al minimo 218-520 mm, dopo vedremo la stagione con meno, Pressione, infezioni, gravità, diffusione di peronospora. Giorni di pioggia, numero di infezioni primarie eh, simulate da modello. Quindi il modello previsionale ha simulato quel numero di infezioni. Eh, nella tabella a fianco le date dei rilievi, e come vedete, ci sono alcuni anni in cui siamo riusciti a fare più rilievi di altri anni. Principali risultati. Allora, qua. Cerco di farvi leggere uno di questi grafici per poi poterlo seguire gli altri da soli. In realtà non commento tutti gli anni, quindi vediamo il modello che ho utilizzato. Il modello è quello in cui nell'asse eh, orizzontale c'è la data, in quello verticale ce ne sono diversi in cui c'è l'incidenza, la pioggia in millimetri e il numero di infezioni. Il numero di infezioni è il diamante rosso, la pioggia è la barra che sottolinea. Che è sottostante o è corrispondente al diamante rosso, la si legge qua, e questa è l'incidenza divisa tra clusters, quindi grappoli, e leaves, cioè foglie. E quindi questi sono i rilievi, qua c'è anche la deviazione standard data dalle quattro repliche, per cui potete seguire nel 2013 eh, incidence e severity, eh, quindi l'andamento di diffusione intensità su grappole su foglia. E per ogni momento della stagione, o meglio, nel momento nella corrispondenza uh, dei, uh, de, delle piogge, quanta pioggia si era accumulata in quel momento e il numero di infezioni finale. Quindi, qua, number of infection 23. Quindi siamo arrivati a 23. Uno fa la differenza e sa quante erano le infezioni simulate uh, uh, nell'intervallo, e così via. E quindi tutti i grafici uh, fanno vedere immediatamente. Pioggia accumulata, numero di infezioni, l'incidenza eh, eh, su foglia e grappolo. Siamo su Merlot, quindi mediamente il grappolo è molto più colpito, severamente colpito, di quanto non sia sulla foglia. Allora, vediamo le prime tre annate: 13, 14, 15. Risultati che avevo sintetizzato e che risentite, e vi porto uh, come Alcuni di questi risultati più interessanti era che prodotti fitosanitari senza rame come il Previen che aveva una base all'interno di fosfito ed era stata indicata come tesi T5 se volete segnarvi tanto la presentazione è disponibile la potrete rivedere, io ho messo disponibile anche una pubblicazione che riassume tutto questo lavoro con il, il dettaglio di ogni singola tesi di ogni singolo anno. Quindi, un grandissimo risultato, veramente molto molto interessante. Però sappiamo che alla fine c'è un risultato anche in termini di residualità di fosfito e di non ammessibilità, tra l'altro, all'interno del disciplinare del biologico. Uh, L'alternativa senza rame poco efficace, cioè fino lì quei tre anni, i prodotti alternativi erano scarsa efficacia, non si differenziavano di fatto dal testimone. Uh, a base di rame, l'effetto dose più importante ma più importante cioè si vedeva l'effetto dose ma più importante è stato l'epoca di intervento allora lì abbiamo detto ecco che in realtà se noi centriamo il trattamento prima dell'infezione abbiamo tutto un altro risultato allora dobbiamo uscire dallo schema sperimentale si tratta ogni sette giorni ma si tratta sulla base di una variabilità che potevano essere anche ogni tre giorni oppure anche 10 11 12 giorni o 13 giorni gli anni si sono eh, differiti per questo Uh, ottima efficacia, strategia Fosfiti più copertura. Sintetizzo veramente i primi tre anni. Andiamo negli altri tre anni: il 16, poche infezioni tardive. Tra l'altro il 17, l'annata che andrò a commentare perché ha avuto uh, un discreto numero di infezioni con una um, discreta diffusione e un danno non eccessivo. Il 2018, l'anno in cui anche nella prova siamo ampiamente rimasti sotto il chilo per ettaro per anno di rame metallo. Ma questo è difficile da applicare poi in campo. Qua sta la difficoltà perché in realtà era ampiamente possibile farlo. Certo, nella prova sperimentale, dove ho un pezzo piccolo, dove posso andare a trattare quando il modello mi dice e eh, non vedo infezioni, riduco a lungo, riduco a lungo, ecco, arriviamo a dosaggi che sono molto ridotti di come utilizzo di rame allora la 216 che cosa era emerso nella 216 un'annata di pressione elevata danno su grappolo elevato uh, tutte le tesi hanno impostate con strategia appunto quelle che avevamo adottato dose fissa qua si era evidenziato questa interessantissima aggiunta cioè la tesi t4 la t5 un idrossido che era un nostro uno dei rameci di riferimento eh, in cui nella t4 cioè la T5 era T4, era idrossido, più genrame. Il genrame è un gluconato, aveva ridotto del 25% il danno, lo ha fatto anche in altre annate, anche nelle prove di campo, nelle applicazioni ci dava questo risultato, ma ahimè era classificato come un prodotto, eh, un concime fogliare. E come tale, dopo un po', quando la, la si è definito, gli organismi di controllo hanno definito che non si sarebbero potuti utilizzare se non tramite delle regole e deroghe date da effettiva necessità di utilizzare rame che è difficilmente giustificabile l'utilizzo del gerame ma in, in, per quegli anni lì questi, questo formulato all'8% di rame usandolo con dosaggi reali apportando 40 grammi 50 grammi 80 grammi di rame metallo per trattamento cioè mezzo litro un litro aveva migliorato migliorava l'efficacia eh, finale, risultato finale dell'applicazione della, dell di un idrossido, per esempio. L'eliocuivre, eh, poi c'erano alcuni, non ci aveva dato tanti eh, interessi, gli esati di lievito utilizzati in quel momento non avevano dato efficacia, eh, appunto, il gerrame aumenta l'efficacia. Tant'è che l'avevamo fatto poi utilizzare nella parte eh, di, eh, in cui eh, assistiamo, guidiamo, stiamo vicino alle aziende, almeno per un certo periodo. 2018 bassa pressione, cambiamo le strategie, variazioni del tipo di rame eh, turni e dosi, qua introduciamo il concetto di ridurre il numero di, di trattamenti arrivando a 4 trattamenti nelle tesi T8 e T11 verso i 7 trattamenti, quindi 400 grammi di rame metallo per trattamento, 200 grammi a 7 trattamenti, differenze non le abbiamo viste ma eravamo in un'annata in cui la diffusione su grappolo era veramente molto bassa. E si poteva rimanere sotto il chilo di rame per ettaro per anno. Eh, mh, mh, è interessante perché questo è successo in Friuli nel 2018. Ma allora questo dovrebbe essere quello che dovrebbe essere successo in tutte le regioni d'Italia quest'anno. Perché la peronospora praticamente non si, era, non si è quasi vista. Se non alcuni santuari, ma è escluso il nord-est dove ci sono state delle piogge, il resto non ha visto delle piogge, non c'erano bagnature. Quindi ci sono molte aziende che sono rimaste sotto il mezzo chilo di rame metallo. Ma in realtà sul totale di tutti quelli che hanno fatto interventi con prodotti a base di rame sono pochissime, anzi nulle, queste sono insignificanti. Quindi ci vuole ancora qualcuno che dica: Guarda, che quando non piove non è che devi andare a trattare, perché non, non hai infezioni, non hai rischio. Se guardi effettivamente nel, sulle foglie, nei grappoli, non ci sono le infezioni e quindi. Puoi fare un grande saving, cioè salvare, eh, risparmiare tantissimo rame in, in annate come queste. Forse il cambiamento climatico ci, mette, ci darà anche questa possibilità. Allora, eh, andiamo poi al 19 e il 20. Il 19 è un'altra annata che andrò a commentare in maniera più eh, dettagliata. Ha una pressione media, numero di infezioni finali, siamo arrivati a 13. Sono iniziate anche fin dall'inizio al 3 di giugno. Le precipitazioni non sono state elevate, ma appunto qua entra in gioco la, e non voglio aprire una parentesi così ampia, però la, alcune criticità che nascono dall'uso dei modelli previsionali è proprio il fatto che spesso, anche con bassa piovosità, il numero di infezioni stimate eh, eh, simulate è molto elevato e uno quindi è portato a fare interventi, altre volte ce ne sono tante e devi fare interventi, quindi non si capisce quando in base al modello tu potresti fare, non fare interventi, perché qualche volta ogni due millimetri di una pioggia questo è un evento infettante. Allora se entri nella logica che vuoi essere sempre protetto e sei sempre lì che tratti. Allora vuol dire che dobbiamo fare un passo oltre anche ai modelli. E, e non essere che l'unico punto di scelta è il modello, ma dobbiamo metterci in gioco anche noi. Quindi, io penso che in futuro dobbiamo pensare a dei modelli ibridi, come ci sono le macchine ibride, ci saranno anche dei modelli ibridi in cui una parte è calcolata da una formula matematica, ma dall'altra parte dovremmo esserci noi che, ha, che utilizziamo altre informazioni, non il Sentimento, altre informazioni a supporto di quella decisione che sarà la decisione migliore poi, alla fine. Risultati della prova dell'anno 2019: quindi, alla fine, sono state infezioni di carattere abbastanza grave come intensità su grappolo, testimone, senza produzione. Eh, la pronospera è stata. Elevata anche in tesi con, ah, ecco qua si legge in questo senso. Scusate, anche prima, in res, eh, qua è il totale del rame accumulato a fine stagione e questa è la sua corrispondente intensità su grappolo. La tesi 13 ha avuto 40% di danno con 0,6 kg eh, 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 di rame accumulato. Quindi, più andiamo a destra, più abbiamo accumulato. Infatti, vedete che c'è una una proporzione. L'interessante a parità di rame è avere il minimo, minimo danno possibile. Quindi uno dice, beh ma allora la tesi 16 è, è, sarebbe, è perfetta perché ha usato no, pochissimo rame ed è, ed è pulita. Abbiamo usato acido fosforoso puro, acido fosforoso, quello che si usa per pulire o, o per nutrire la vite, per apportare fosforo, per pulire è un acidificante, per eh, fare la pulizia delle delle manichette a fine stagione acido fosforoso a una dose calibrata tale per cui avevamo definito il principio attivo uh, uh, da utilizzare trovate anche questo nelle tabelle e, e praticamente trattamenti di rame solo all'inizio sì volevi dire qualcosa no, <ride> no scusa non no, pensavo che stessi riprendendo sul tempo ma lo sto anche guardando sono abbastanza bene allora i tannini abbiamo utilizzato diversi tipi di tannini e hanno avuto una certa in quell'anno lì una certa riduzione delle infezioni ma tutto sommato eh, sì hanno fatto qualcosa perché questo 13 qua eh, intensità media la nostra ecco poi aggiungendo la tesi 6 eh, va qua dentro sì non è stata male cioè non è andata male ecco poi Tesi 10, 11, 12 con aggiunta di acido citrico, con l'idea di cosa? Di rimobilizzare il rame accumulato nei, nei primi interventi, perché spesso si fanno interventi preventivi su piogge che in realtà non sono così abbondanti e io in realtà accumulo del rame. Allora, l'idea di usare questo acido citrico a un certo punto in momenti altamente infettanti, cominciano ad esserci le prime infezioni, voglio liberare il massimo eh, di ioni rame metallo, ecco che abbiamo acidificato fortemente la soluzione, non abbiamo avuto danni da e abbiamo avuto alcuni risultati. E poi le, le dosi, doppie dosi di di eh, appunto doppia dose e turni lunghi per cercare di ridurre questo numero di interventi, perché anche quello nel biologico a volte diventa un'ossessione, un cioè nel senso sono ogni tre giorni e un, un viticoltore dice Giovanni ma cosa, com, come posso fare, cioè tratto due volte alla settimana, sto tre giorni, sono sempre sul trattore. Allora nell'analisi statistica gli estratti vegetali e propoli, questa analisi statistica che appunto è stata elaborata in occasione della tesi di, di laurea presentata da poco che è quella che appunto vi renderò disponibile, allora i dettagli dell'analisi statistica del 2019 nell'ultimo rilievo vedono delle differenze degli estratti vegetali e dei propoli, abbiamo usato anche quello, qua l'ossido di rame, il solfato di rame e acido citrico sono questi, questo è il testimone e sono stati interessanti, è vero siamo arrivati a 1,5 chilo e mezzo chilo e sei di rame però voglio dire abbiamo ridotto ampiamente e significativamente l'incidenza su grappolo cluster grappolo sì. eh, ok qua sono state separate le analisi perché in un gruppo ci sono soltanto quelli prevalenti bca negli altri sono solo i rameici questa era stata la logica della tesi allora considerazioni per arrivare verso le conclusioni ancora due minuti eh, l'efficacia Dipende sì da fattori, quindi dipende da cosa? Dei fattori ambientali, dalla stagione, che è un, è un, è un driver, cioè un, è, una, è un elemento chiave, dalla tempistica degli interventi, quindi non è possibile fare una difesa senza considerare che devo trattare prima delle infezioni veramente infettanti. E veramente infettanti è la difficoltà che rimane comunque tuttora, nonostante i modelli. Che ci guidano, ma non ci riescono a dare quel che, che quest'anno, l'11 e il 12 di maggio, era veramente la gravità. Che se non trattavi il 10, avevi sicuramente un danno. No? Quantità del prodotto ha un'influenza. La formulazione e la combinazione. Sono elementi che abbiamo utilizzato e che ci hanno permesso negli anni. I primi anni non, non c'era quale analisi, ma avevamo usato 10-11 kg di rame. Perché il protocollo ogni 7 giorni fai quella dose, dose di etichette. Per fortuna è tempo passato. Quindi lo strumento efficace, ecco quindi il sistema di supporto a decisioni è stato comunque un elemento chiave eh, e ci ha permesso di ridurre il rame totale. Eh, quasi tutti gli 88, tra, gli 88 trattamenti tesi diverse negli 8 anni includevano una piccola dose e quantità di rame, quindi i 500 grammi, i 600 grammi ma attenzione, la vite asporta del rame per vivere, se fate il bilancio di quanto rame asporta e ho provato a farlo, comunque 300 grammi per ettaro mediamente in funzione della quantità prodotta li asporta, perché stanno nell'uva stanno nel, nel, nel mosto nel, nella, scusate, nelle bucce, nelle bucce escono dal sistema, quindi io ogni anno 3-4, quindi se rimaniamo con difese da 600-700 un chilo per ettaro per anno, beh direi che Voglio dire che uno diventa... non è inattaccabile di più. Allora, eh, quindi questo studio indica che basse dosi di prodotti a base di rame sono un mezzo efficace. Eh, si potrebbe ottenere qua come sintesi un controllo sufficiente con, con dosi di rame con stagione a pressione bassa 100-200 eh, grammi di rame per trattamento e quindi rimanere in, eh, in un 12-14 trattamenti 2,4 kg. Eh, per essere sicuri, 200-400 stagione a pressione moderata, 400-600 stagione di pressione elevata, appunto perché c'è la proporzionalità del della quantità di rame metallo eh, da avere a disposizione nel momento del trattamento. Uh, allora, altri risultati, la relazione del rame applicato e rame nel mosto, rame applicato durante l'anno, vedete che ci sono stati anche dei 14 kg. Qua abbiamo seguito i bollettini di difesa eh, regionali del 2012-13. Abbiamo, abbiamo fatto i trattamenti come era indicato. Alla fine abbiamo fatto la somma, abbiamo detto: Oddio, abbiamo usato 14 kg e, e, e questo è il rame metallo: più ne uso in, 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 e, e più, ne, più ne trovo. Allora ecco il pre, qua, prove sui fosfiti: il previence aveva dato subito eh, numeri eh, veramente elevati, 191 mg per chilo. E poi altri prodotti. Eh, rame alla fine fosfito all'inizio stagione in realtà era una buona strategia. Eh, chi non ha mai usato rame comunque 07 lo, lo aveva. Questo era un po' anche degli ottimi dati per poi quel nuovo regolamento che dice no, devi stare sempre sotto l'uno Beh, aspetta, però qualche volta se 07 ma l'1, ma come facciamo? Cioè la natura ha no? all'interno. Prospettive future. Tre slide. Slide: il passato io lo vedo come molto importanza al tipo di rame e formulazione medio. Attualmente, il presente si sì, entra anche il fattore miscele e in futuro prodotti non a base di rame. La formulazione sarà un elemento chiave perché all'interno. Delle varie prove effettivamente le form... alcune formulazioni avevano performance migliori di altre formulazioni. E questo che penso che sia molto legato alle caratteristiche fisiche del rame ed e dei coformulanti e la loro capacità di renderlo solubile una volta che si è cristallizzato. E il giorno dopo torna in soluzione perché c'è una pioggia. Ma quanto di quel rame che all'inizio avevo dato e si torna... torna a essere disponibile in gioco? Ecco, questo è un po' il punto. Uh, bene, vi ringrazio della... ecco, vi ringrazio della attenzione. <ride> Grazie Giovanni. Eh, sulla base di questi dati secondo te è possibile e sarà possibile in futuro eventualmente eh, fare viticoltura senza rame? No. No, senza rame sono... no. Però... Possiamo fare una grande economia facendo anche cultura e, e, e facendo conoscere a chi non lo conosce che si può fare una difesa nel 2021 con 500 grammi di rame metallo per ettaro in una stagione in cui non ha mai piovuto. Allora lì non posso sentire persone pubbliche che dicono ah il biologico è un dramma, ci sta rovinando i vini, ci rovina i terreni. No, aspetta un attimo. Ci può rovinare i terreni se lo uso con, senza criterio, ma se lo uso con criterio, e l'Italia è molto diversa da questo punto di vista, ci sono zone in cui io posso ridurre e annate che me lo permettono, altre annate in cui piove, è vero, necessariamente devo utilizzarlo. Quindi eh, sì, i limiti dei 4 kg potrebbero stare stretti per il Friuli, ma la sfida è quella che possiamo mettere il limite a un kg e mezzo e affinare. Bene, le nostre risorse, sì, usufruendo esatto. degli strumenti che A la tecnologia ci offre, quindi esatto. agricoltura di precisione, modelli previsionali. Bravi. E... Monitoraggio in campo perché senza avere la pressione reale in campo non è possibile fare una buona difesa. Io non posso fare una calibrazione delle mie dosi, dei turni, se non so esattamente in maniera certa qual è la mia pressione di peronospora, cioè qual è la percentuale di foglie e grappoli e di diffusione all'interno del territorio. Giorno per giorno. Se noi non avremo questo, saremo sempre al buio e per noi è sempre un dramma, a seconda della eh, inclinazione a essere dei eh, pessimisti o ottimisti. Grazie, grazie, Giovanni. Bene, bene grazie. Mentre parlava Giovanni, io immaginavo comunque le previsioni che abbiamo eh, avuto e letto durante quest'estate, quando magari. Ehm, io leggevo che era, era previsto il pandemonio, acqua a dirotto, invece poi non pioveva, quindi talvolta bisognerebbe anche affinare eh, gli strumenti perché poi magari non piove per tantissimo tempo, poi c'è la bomba d'acqua e siamo insomma un po' in difficoltà. Bene, passiamo quindi a un'altra ehm, relazione aziendale, eh, è la volta di Alessandro Gallo di Fertenia, ufficio agronomico. Buonasera. Ciao Alessandro, hai provato il pulsante? Tutto bene? Vale. Okay. ok. SOS, forse devono mandare il PowerPoint prima dalla regia? Ok. Fertenio. Ok, Una 10 sera. minuti anche per te. Sarò più breve. Uh, come potete vedere non sono il dottor Valerio Conza che purtroppo non può essere qui stasera a causa di problemi, di causa di forza maggiore e ci sarò io a fare le sue veci introducendovi questo prodotto Natural Vax. Prendersi cura della natura e non lasciare indietro nessuno. In Fertenia si prende cura della natura selezionando materie prime di uh, elevata purezza e di provenienza naturale. Come possono essere estratti vegetali e polvere di roccia. Fertenia ci tiene a trasferire quindi in agricoltura nuovi approcci e corrette pratiche agronomiche e eh, nu nuovi prodotti in grado di mettere le culture nelle migliori condizioni produttive e eh, di potenziare le naturali resistenze alle avversità biotiche, e, eh, biotiche riducendo così l'impatto ambientale. Eh, nasce così Neutralia, la prima linea di prodotti fertenia, nata pensando alla salute e al benessere delle famiglie e delle generazioni future. Eh, Neutralia nasce tramite la passione per l'innovazione e eh, il rispetto eh, dell'ambiente, e ci ha spinto quindi all'attenta selezione e ricerca di nuove sostanze nutraceutiche, eh, come eh, estratti di essenze vegetali, macerati, eh, idrolizzati proteici di origine vegetali, verso gli estremi confini della Terra e alla scoperta di un mondo, quello degli estratti vegetali, tutto nuovo. Fertenia quindi è ricerca e sviluppo, nutraceutica applicata alle piante, siamo produttori di fitofortificanti, induttori di resistenza, corroboranti e adiuvanti, biostimolanti bio di origine vegetale e eh, biopromotori naturali. Ci tengo a fare l'esempio dei chelati di ferro e di DH, settore in cui Fertenia ha raggiunto la sostenibilità utilizzando la nuova tecnologia EcoIron a basso impatto ambientale riducendo le emissioni eh, in atmosfera. Fertenia ci tiene anche a potenziare l'agricoltura biologica grazie ai più di 20 prodotti certificati a livello internazionale EcoCert e uh, ai circa 90 prodotti contenuti nel catalogo e consentiti per essere utilizzati in agricoltura biologica. Quindi Fertenia contribuisce alla creazione di un sistema alimentare sostenibile, un sistema alimentare uh, eco, sano, e rispettoso dell'ambiente per una produzione di cibo più salutare in linea con le direttive europee e in linea con la crescente consapevolezza dei consumatori nei confronti della sostenibilità ambientale e eh, nei confronti della sostenibilità dell'intero comparto agroalimentare. Eh, L'Unione Europea tramite il Green Deal introduce questa nuova strategia, From Farm to Fork, appunto dal campo alla tavola, dal produttore al consumatore, con una serie di obiettivi eh, da raggiungere nel prossimo decennio, entro il 2030, che si possono riassumere nel trasformare eh, almeno il 25% dell delle superfici agricole europee in aree destinate alla esclusiva eh, agricoltura biologica. Fertenia, quindi per un sistema alimentare sostenibile, fa suoi questi obiettivi eh, come ridurre del 50% l'uso di fitosanitari pericolosi entro il 2030, ridurre l'utilizzo e le perdite di alimenti nutritivi come azoto e fosforo che eh, possono condurre a problematiche quali autrofizzazioni e ridurre quindi il deterioramento della fertilità dei suori sviluppando contemporaneamente un, una serie di bioprodotti eh, che possano contribuire ad aumentare la sostenibilità e che siano contemporaneamente sicuri per i consumatori e per l'ambiente. Quindi con la linea eh, dei prodotti neutrali eh, favoriamo il recupero biologico dei suoli. Perché quindi utilizzare i fitofortificanti e corroboranti della linea neutrale? Sono prodotti naturali a base di estratti vegetali e polvere di roccia che potenziano le naturali resistenze delle piante tra virgolette barriere immunitarie, sono completamente integrabili nei programmi di difesa chimica e possono essere i complementi ideali dei prodotti fitosanitari. Nutrono e rinforzano le colture, infatti, le piante trattate con fitofortificanti e corriboranti della linea neutrale appresentano lamine fogliari più espanse, spesse di colore verde intenso, tipiche delle piante in ottimale stato nutrizionale e di salute. E Infine, eh, produzioni di qualità superiori, infatti l'utilizzo costante di questi prodotti determina incrementi, eh, importanti incrementi produttivi e qualitativi, infatti in più di 15 anni di applicazione di fitofortificanti neutrali abbiamo constatato l'aumento per esempio in fitolessine e eh, in particolare di resveratrolo in uve rosse da vino. Eh, la sostenibilità quindi passa anche attraverso l'utilizzo di adduanti vegetali in grado di migliorare l'efficienza e eh, l'efficacia dei trattamenti fogliari come Natural Vax. Un prodotto di origine vegetale innovativo, biodegradabile e non tossico, frutto dell'esclusivo know-how che sfrutta appieno la forza degli estratti vegetali, eh, i quali costituenti sono acidi grassi, oli e cere vegetali, estratto di agrumi, saponine e polifenoli eh, e altri estratti botanici, ingredienti naturali ed estratti solo eh, ed esclusivamente mediante processi fisici e meccanici e non chimici che ne alterano potrebbero attrarre le, le matrici organiche di provenienza. Questi costituenti donano a Natural Vax una forte attività attenzioattiva surfatante in grado di abbassare la tensione superficiale dei liquidi, quindi migliorare la penetrazione e l'efficacia dell'applicazione fogliare dei corroboranti e dei trattamenti fogliari in generale. È un prodotto che ha ottenuto certificazione internazionale, ecco certo. E eh, qui alcuni suggerimenti, per esempio l'accoppiamento di Natural Vax con zeolite eh, fertenia micronizzata, un prodotto a base di cabasite. Eh, insieme, questi due migliorano la, eh, e prolungano l'attività corroborante di repellenza della zeolite. Eh, in particolare, questo è un prodotto a base eh, di cabasite con un contenuto maggiore del 65%, a basso contenuto di sodio e di provenienza completamente italiana. Uh, la micronizzazione può essere di due tipi, a 10 micrometro o a 20 micrometro, in modo tale da non intasare e eh, il filtri ad essere faci più facilmente dispersibile. Ha una morfologia cristallina pseudocubica che conferisce alle superfici asperse un certo grado di scabrosità eh, in grado da fungere da repellente nei confronti dei fitofagi e quindi riducendone l'attività trofica o uh, i processi di ovodeposizione, cosa che una ziolite con morfologia lamellare non, uh, non potrebbe ottenere. Uh, Un'altra combinazione potrebbe essere quella di Natural Wax con sapone molle di potassio, uh, il cui utilizzo sinergico potrebbe uh, migliorare l'attività disgregante e uh, di lavaggio dei residui organici come secrezioni zuccherine quali melate e uh, conseguenti fumaggini. Uh, tutti i prodotti uh, Fertenia sono sottoposti a controlli e, uh, rigidi controlli di qualità il Natural Box in modo particolare non contiene clorocresolo, non contiene residui di fitosanitari, non contiene clorati e perclorati. E come tutte le materie prime e i prodotti in entrata e in uscita, vengono sottoposti ad attenta analisi. Quindi è un prodotto sicuro. Infine, eh, l'obiettivo comune è quello della sostenibilità da raggiungere tutti quanti insieme. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie Buonasera. a te. Eh, grazie per aver sostituito. Eh, Belen Torregrosa, marketing coordinator di eDeinatur. Benvenuta. Grazie. Dieci minuti. Ok, Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie. Il eh, sì. PowerPoint, un secondo che lo lanciamo. Ecco. Ok, perfetto. <clears throat> Vai. Vediamo. Ok, perfetto. Come stavo dicendo, innanzitutto grazie a tutti per l'assistenza anche all'organizzazione per eh, avere la possibilità di presentare oggi qua eh, la nostra tecnologia brevettata ProMichel, eh, che è una tecnologia che si basa nell'incapsulazione di principi attivi naturali per migliorare l'efficacia del biocontrollo. Giusto per fare una breve introduzione, questa tecnologia è stata sviluppata per Idainature, eh, azienda di biocontrollo che si dedica alla fabbricazione di estratti vegetali e microorganismi per eh, un'agricoltura più sostenibile. Ida natura è nata 12 anni fa come un'azienda 100% naturale, quindi pura eh, biocontrollo, con due colonne principali del nostro successo, che è l'innovazione e la sostenibilità. Attualmente abbiamo il posto numero 4 al mondo de, del biocontrollo e siamo dentro, inquadrati dentro di, il gruppo Rovenza dove facciamo parte anche con altre due aziende eh, leader del settore dell'agricoltura come sono TraDecor e Ascienza. Allora perché eh, dentro di, di tutte le tecnologie che, che abbiamo all'interno dell'azienda perché abbiamo sviluppato Promichel? Eh, prima di tutto, come sapete, i pesticidi sintetici hanno punti di forza, ma anche hanno qualche punto di debolezza. Come punti di forza è che sono prodotti persistenti, prodotti eh, che hanno un'alta efficacia, però che sono altamente stabili. Questo è legato alla bassa biodegradabilità. Questo può scatenare in un alto rischio di sviluppo di resistenze ed un altro impatto ambientale. Per contro, come alternativa, abbiamo gli strati naturali. Gli strati naturali hanno punti di forza che eh, hanno un basso rischio di sviluppo di resistenze e basso impatto ambientale perché sono biodegradabili, quindi eh, anche questo è legato eh, a una, mh, diciamo, un minore impatto ambientale e hanno un'alta efficacia in laboratorio paragonabile a un chimico. Il problema degli estratti vegetali è che come punto principale di debolezza sono molto volatili, sono molto sensibili a vari fattori ambientali come raggi ultraviola, temperature, eccetera. Quindi questa tecnologia nasce dalla necessità di migliorare l'efficacia in campo dei principi attivi naturali. Quindi, stiamo parlando di una tecnologia che è capace di incapsulare questi strati, questi eh, principi e proteggerli dalla degradazione de, dell'ambiente. È una tecnologia che abbiamo brevettato uh, a maggio uh, in Spagna, adesso stiamo aspettando anche l'estensione a tutta l'Europa e ad altri paesi come Stati Uniti e Canada. Come funziona questa tecnologia? Praticamente, quello che facciamo è che combiniamo estratti naturali con diversi emulsionanti, stabilizzatori e altri diluenti naturali privi di solventi sintetici, quindi origine naturale, organico, che garantiscono la stabilità fisico-chimica del concentrato. Come succede questa riorganizzazione del bioformulato? Quando il prodotto viene diluito nella soluzione di dosaggio, quindi quando viene diluito in acqua? e viene agitato, eh, si produce dentro de, eh, di questo processo una ristrutturazione micellare, dove eh, consiste in una autoincapsulazione del principio attivo all'interno di una capsula di natura lipidica chiamata micella come potete vedere nel, nella slide dove il principio attivo viene protetto da questa micella da una parte idrofila e una parte idrofoba. E che vantaggi ci dà questa tecnologia? Riassumendo, perché non abbiamo tanto tempo, eh, ci sono quattro vantaggi principali. Il primo è che abbiamo una protezione degli stati naturali dalla degradazione causata dalla luce ultraviola. Qua potete vedere come eh, in questo caso, come esempio della piretrina, il principio attivo viene protetto, quindi eh, la luce viene riflattata e la quantità di fotoni che colpiscono il principio attivo sono molto inferiori rispetto alla eh, situazione di non avere la tecnologia. Secondo è che grazie a questi coagiuvanti tensi attivi che eh, usiamo nella tecnologia stiamo eh, riducendo la tensione superficiale, quindi abbiamo una maggiore superficie coperta per volume di applicazione che ci permette di colpire una maggiore superficie. La terza, il terzo vantaggio è che queste miscele, questo è molto importante, queste miscele eh, agiscono in modo che la dosi del prodotto sia omogenea in ogni goccia dell'applicazione, dell quindi noi garantiamo che in ogni goccia c'è la quantità giusta che noi vogliamo di principio attivo e Così stiamo prevenendo la fitotossicità che si può causare se in una goccia c'è troppa quantità di principio attivo o se in una goccia non c'è principio attivo e quindi non è, non è efficace. E per ultimo che eh, in ogni goccia, in ogni micella, noi garantiamo una dose letale di principio attivo che entra all'interno delle parti non sclerotizzate dell'insetto e quindi fa un effetto molto veloce knockdown, in questo caso come insetticida. In questo slide si può vedere la prova che abbiamo realizzato presso un centro tecnologico, dove viene eh, mostrata la formazione delle micelle attraverso il tempo con un uh, microscopio a epifluorescenza e si può vedere la formazione di queste micelle. Questo però non vuol dire che queste miscele sono persistenti nel terreno, nell'applicazione e che non spariscono. No, in questo quest altro slide potete osservare come le micelle quando sono eh, rilasciate nell'applicazione eh, rilasciano il principio attivo ma poi entro 24 ore vengono eliminate. Quindi non stiamo aumentando eh, diciamo, la quantità di residui, anche se parliamo di un residuo naturale, al terreno. Anche abbiamo visto eh, con, un, con queste, questa prova come il principio attivo sotto condizioni di stress non ha nessuna differenza rispetto al profilo del cromatogramma di un principio attivo senza condizioni di stress. Quindi, questo ci, ci fa capire che la tecnologia ci permette di eh, aumentare l'efficacia le, e la stabilità del principio attivo anche sotto condizioni di stress. Quindi, come caratteristiche generali della tecnologia, una tecnologia brevettata che eh, massimizza il profitto degli stati naturali e massifica l'efficacia anche in condizioni sfavorevole con un potente effetto knockdown che mantiene la resa del raccolto perché non ne influisce sulla fotosintesi della pianta, con una maggiore superficie coperta di applicazione, con un dosaggio omogeneo che non produce nessuna fitotossicità per la pianta e che è biodegradabile. Quindi non lasciando residui chimici possiamo eh, utilizzare questo strumento per eh, la gestione integrata de, de, del controllo delle malattie e, e dei funghi e di, e di insetti. Quindi eh, tutto questo aggiungiamo che siccome stiamo proteggendo i principi attivi possiamo applicare eh, gli stati naturali durante un rango più ampio di ore. Quindi non solo alla mattina presto o alla sera tardi, no che possiamo applicare durante tutta la giornata perché gli estratto viene protetto. E per ehm, rendere un po' più facile la tecnologia Promicel abbiamo voluto fare questo anche esempio pratico di un formulato commerciale dove abbiamo eh, aggiunto questa tecnologia. Questo è il caso del TechFord, prodotto registrato come fitofarmaco anche in Italia dove eh, parliamo di piretrine al 2% piretrine naturali che hanno un potente effetto abbattente contro afidi in mosca bianca tra altri insetti ma che con questa tecnologia ci permette di avere una, un formulato a base di piretrine naturali al 2% ma con la stessa efficacia di un formulato di piretrine naturali al 4% quindi al doppio di concentrazione. Qua potete vedere come in questo saggio che abbiamo fatto per dimostrare l'efficacia contro l'afidi su orticole, come Tecfort al 2% ottiene la stessa efficacia di una piretrina di riferimento al doppio di concentrazione. Quindi questo è un grande vantaggio ambientale ma anche economico per l'agricoltore. E con il vantaggio che è un prodotto che può essere applicato in qualsiasi momento, anche durante la giornata, che è il principale problema della, delle piretrine. E vi lascio giusto per finire un video molto breve del prodotto, giusto per capire meglio il funzionamento della tecnologia applicata a un formulato commerciale. Combina la piretrina natural con antioxidantes, coadyuvantes y otros coformulantes naturales sin disolventes sintéticos, que aseguran la estabilidad fisicoquímica del concentrado. La innovación de la tecnología promicel radica en la autoencapsulación de las piretrinas que se produce cuando el producto se diluye en dosificación, formándose unas micelas vegetales que recubren las piretrinas activas, impidiendo su rápida liberación. Las micelas vegetales protegen de la radiación solar al principio activo, refractando los rayos ultravioleta. Esto garantiza la no fotosensibilidad del producto, alargando además su vida útil. La tensión superficial de TechFort es tan baja que garantiza la máxima dispersión y capacidad mojante. Las micelas vegetales aseguran homogeneidad en la dosificación del principio activo, evitando problemas de fitotoxicidad. Además, son biocompatibles con el insecto y actúan sobre él con un potente efecto de choque prolongado en el tiempo. Tecfort es un producto de contacto que penetra a través de aberturas naturales y regiones no esclerotizadas del insecto, llegando al sistema nervioso central y provocando la muerte del insecto. Ensayos externos avalan que TechFord al 2% tiene la misma eficacia que otras piretrinas al 4%. TechFord tiene máximo un día de plazo de seguridad. Tiene registro como insecticida orgánico y es 100% natural. fino con la presentación. Gracias a todos. Gracias a todos. Ritorniamo a accendere i motori con i eh, relatori. Eh, chiamo qua già sul palco Giacomo Mastrosimini. Eh, abbiamo parlato eh, di viticoltura eh, da vino e adesso invece spostiamo, ci spostiamo nei vigneti cugini, diciamo così, dell'uva da tavola. Eh, Giacomo Mastrosimini... Ehm, è esperto di uh, coltura in bio e uh, ci parlerà di come uh, effettuare il biocontrollo delle colture arboree e viticole attraverso l'utilizzo di inerbimenti e altre tecniche ecosostenibili. Quindi finora abbiamo parlato per lo più uh, di uh, patogeni fungini, adesso uh, ci spostiamo un attimo sugli insetti. Prego Giacomo. Sì, non solo sugli insetti, anche comunque sui patogeni. Ah, lo Parleremo anche di questo. Eh, buonasera a tutti, eh, sono Giacomo, così come ha detto eh, Teresa, faccio parte del gruppo Graper, eh, sono un consulente di campo e insieme appunto al gruppo che consta di eh, diversi eh, soci e dipendenti eh, abbiamo come core business l'assistenza tecnica in campo sia per uva da tavola, eh, drupace, olivo, mandorlo eh, e anche piccoli frutti ma anche nel posto raccolta specializzati in particolare su uva da tavola e anche in questo caso piccoli frutti. Eh, il buon Vittorio mi ha chiesto di relazionare sull'inervimento una tecnica a cui tengo particolarmente e però con una spaccettatura diversa, cioè quella dell'utilizzo del biocontrollo, eh, del, dell'energimento, chiedo scusa, per il biocontrollo. Eh, innanzitutto eh, parliamo di, partiamo dall'agroecosistema, eh, ovviamente sappiamo benissimo che i nostri agroecosistemi sono molto semplici, Troviamo solitamente la cultura di riferimento, qualche mammifero, uccello che si alimenta, che sporadicamente passa dall'interno del nostro campo, eh, presenza di insetti utili e dannosi in contemporanea oppure in momenti diversi, così come anche acari utili e dannosi, eh, qualche microorganismo, anche in questo caso eh, sulle foglie, eh, sia ovviamente dannose ma anche utili e anche il terreno che solitamente ecco nei nostri areali eh, sono dei terreni eh, per lo più puliti senza infestanti senza essenze vegetali e quindi anche in questo caso molto poveri sotto questo punto di vista così come anche lo è la scarsità di microrganismi, a causa appunto sia dell'assenza delle essenze vegetali sia anche della scarsa rotazione di sostanza organica. Ecco partendo da questo quadro praticamente ehm, e se si vuole ovviamente prima ancora di utilizzare gli agenti di biocontrollo che sono eh, alla stregua appunto del sistema di gestione integrato ehm, la soluzione a un problema dobbiamo cercare sempre prima di prevenirli i problemi e come possiamo fare attraverso sostanzialmente l'aumento della biodiversità in campo e l'inerdimento può essere uno dei fattori che più di altri può rispondere a questo tipo di eh, esigenza. Per quanto riguarda i ecco facciamo giusto una breve carrellata. Abbiamo diverse tipologie di nervimenti, si, si parte da innervimenti permanenti, che eh, soprattutto nel sud Italia non vengono tanto utilizzati, e possono essere monofite, quindi eh, con una sola specie, o polifiti molto più eh, utilizzati, con ad esempio l'olium perenne, festuca, eh, qualche leguminosa tipo le i trifogli, eh, trifogli bianchi. Oppure innerbimenti di tipo temporaneo, i quali anche in questo caso possono essere monofiti, e solitamente queste hanno delle caratteristiche particolari, nel senso che vengono utilizzati specificatamente per determinati tipi di esigenze. Eh, se abbiamo per esempio dei terreni molto vigorosi che inducono molto vigore, cerchiamo di utilizzare. Eh, innervimenti eh, monofiti eh, da, da, con graminace per esempio delle piante appunto eh, per eccellenza nitrovole in grado appunto di eliminare il più possibile azoto dall'interno del terreno oppure nel caso contrario possiamo utilizzare degli innervimenti eh, monofiti eh, attraverso ad esempio l'utilizzo di leguminose che hanno l'esatto opposto cioè quello di aumentare sostanzialmente la, la, la dotazione azotata del terreno e quindi indurre rigore o diversamente possono esserci degli innervimenti monofiti a base di brassicacee che in questo caso hanno delle funzioni specifiche che vedremo eh, nel corso della presentazione. Oltre a questi poi abbiamo innervimenti polifiti, i più utilizzati, i più eh, diciamo. Utilizzati e utili soprattutto per l'aumento della biodiversità, e in questo caso solitamente abbiamo diverse specie eh, presenti all'interno. Questa foto ci, ci rende già un po' un'idea di quello che può essere un irravimento eh, polifita. Infatti, qui in primo piano vediamo del pisello proteico delle brassicacee eh, sullo sfondo qualcosa di graminacea. Però ecco, le famiglie principalmente utilizzate per quanto riguarda gli erbimenti eh, polifiti sono appunto le graminacee, eh, che solitamente sono avena, orzo o triticale, in grado appunto in questo caso sia di, come dicevamo prima, di, di strutturare il terreno nelle, nelle parti più superficiali, grazie al loro apparato radicale eh, molto fascicolato, ma soprattutto anche grazie al fatto che queste piante, soprattutto se si riesce a trinciarle in una fase leggermente più avanzata, hanno una grande quantità di lignina. Che è fondamentale appunto per la produzione di sostanza organica, ma poi soprattutto anche di humus, grazie appunto a un coefficiente iso umico più alto. Oltre a questo, poi eh, diciamo nei miscugli polifiti abbiamo anche la presenza delle brassicacee, eh, e quindi sena, perafano, ravizzone, che hanno la caratteristica principale eh, di eh, strutturare meglio il terreno in profondità, grazie al loro apparato eh, di tipo fittonante, contestualmente poi le leguminose veccia, pisellopoteico, trifoglio incarnato, in grado anche in questo caso, come dicevamo, per avere un equilibrio all'interno dell'inervimento di apportare azoto e poi possono esserci eh, delle eh, essenze diciamo eh, secondarie, tra le quali ad esempio la facelia, eh, in grado in questo caso di eh, eseguire un'azione un di tipo catch crop, anche perché questa ha un apparato radicale molto sviluppato, molto fascicolato, in grado di assorbire una notevole quantità di azoto, ma soprattutto anche perché forniscono un, un sistema agroambientale molto importante, quello è quello appunto di dare eh, di nutrimento a api oppure altri insetti, tra i quali anche i sirfidi, grazie soprattutto anche alla sua durata di fioritura, che è molto lunga. E quindi, eh, fatta una breve, breve carellata sulla descrizione di quelli che possono essere gli innervimenti. Parliamo del possibile controllo che eh, questo può fare eh, nelle varie eh, situazioni, quindi sul controllo degli infestanti, sul controllo dei matodi, controllo dei patogeni tellurici del e conseguentemente controllo dei fitofagi. Ovviamente quello che stiamo vedendo ora sono frutto di esperienze fatte eh, in questi anni grazie a me e ai miei colleghi, e eh, partiamo mh, subito con il con controllo delle infestanti. Eh, diciamo che sulle fruttifere, così come anche sui vigneti, in realtà la presenza di infestanti all'interno del terreno possiamo ev evidentemente non chiamarle nemmeno infestanti, perché alla fine sono essenze vegetali presenti che solitamente si sviluppano durante il periodo autunno vernino, possono andare benissimo, non, non c'è alcun tipo di problema se non rispetto all'inerbimento vero e proprio, quello di arrecare una minore quantità di sostanza organica di effetti positivi sulle caratteristiche del suolo. Ma lasciando questo, ecco, quello che mi interessa più eh, farvi vedere per quanto riguarda l'inervimento per il controllo degli infestanti è quello appunto che di, di riuscire a controllare eh, essenze vegetali che possono essere anche dannose per quanto riguarda le piante arboree. E infatti, in questa foto vediamo una, un impianto di ciliegio all'interno del quale c'è una, 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 una parte ecco, di apprezzamento eh, in cui è praticamente infestato da cirsium marvense, essenza allelopatica che ovviamente porta inevitabilmente al deperimento dell'apparato radicale delle piante. E, ehm, in questo caso potrebbero esserci anche delle commissioni, perché molto spesso quando si creano questo tipo di situazioni, si vede che le piante deperiscono e muoiono per via dell'infezione da masciume radicali, da agenti di masciume radicali, quindi Ermillaria, rosellinia. Però in virtù del fatto che molto spesso queste situazioni di, di buchi, diciamo di piante, si vedono in concomitanza con il cirsium, può far pensare anche al fatto che l'effetto allelopatico del cirsium determina un indebolimento dell'apparato radicale che poi conseguentemente viene attaccato anche dagli agenti del marciume radicale. E quindi in questo caso, ecco, um, attraverso dei nervimenti continui di 3-4 anni con uh, i polifiti durante tutto il periodo invernale e primaverile, si riesce tranquillamente a controllare uh, lo stoppione, uh, fino a quasi a del tutto a debellarlo. Per quanto riguarda invece i nematodi, eh, sappiamo benissimo insomma, che la brassicacea eh, ha questo tipo di, car di caratteristica, e soprattutto gli eh, impianti, ecco, come dicevamo prima, gli innervimenti monofitoidi di brassicacea sono legati proprio al controllo dei nematodi, ad avere la, la, la vera e propria funzione nematocida. Solitamente queste situazioni vengono fatte quando si spianta un impianto e si ripianta dopo poco tempo l'altro, o quando c'è già la, presenza, la, 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 la certa presenza appunto di, ne di nematodi all'interno del suolo e in questo caso eh, si riesce a controllare una notevole quantità di, 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 di famiglie tra le quali appunto i melodogine, l'oxifinema portatore di, 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 di virus ovviamente soprattutto nella vite ma anche ad esempio di pratilencus. E, ehm, ecco, la caratteristica per la quale la Bassicacia è in grado appunto di effettuare la sua azione eh, nematocida è proprio quella del per il fatto che eh, all'interno delle piante, soprattutto dei vacuoli, si ha l'immagazzinamento del glucosinolato, il quale, eh, per un'azione meccanica, per un danno, per un qualsiasi motivo, entra in contatto, eh, per suzione, ad esempio, nei confronti degli insetti, entra in contatto con la mirosina, la quale, appunto, è un enzima presente invece in questo caso all'interno del citoplasma questa è reazione di ma enzimatica porta appunto alla produzione degli isotioceanati, che sono sostanze volatili, appunto nematocide. E tra queste, eh, una delle piante più eh, importanti dal punto di vista della concentrazione nei tessuti vegetali, ma anche della quantità di biomassa che riesce a produrre, è la Brassica Giuncea, varietà Isci99, eh, tra l'altro brevettata e costituita in Italia, che è in grado di eseguire una vera e propria azione biofumigante. Ieri si parlava di biofumiganti con eh, Carlo Bazzocchi, ecco questo è un, uno di quei classici esempi. Uh, affinché però questa azione nematicida avvenga nel migliore dei modi, bisogna anche uh, pensare a, al fatto che l'operazione deve essere eseguita uh, step by step e um, in contemporanea. Infatti, innanzitutto la, le brassicace devono essere uh, terminate nel periodo di fioritura, momento in cui si ha la maggior quantità di glucosioleonati all'interno delle foglie e dei, 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 degli steli ma anche delle radici in quel momento si deve eseguire la trinciatura e l'interramento a circa 15-20 cm e poi successiva rullatura del terreno. Ovviamente la rullatura serve in particolare a evitare l'eccessiva dispersione di questi gas che ovviamente sono volatili, per cui quanto più tempo riescono a stare sotto il terreno, tanto meglio è. Addirittura in orticoltura, eh, dopo la rullatura, si preferisce anche irrigare in modo tale da eh, cre creare quel minimo di crosta che impedisce appunto la fuoriuscita dei gas. Nel nostro caso, invece, non avendo degli impianti di irrigazione idonei, quello che possiamo fare eh, attraverso anche l'acqua, perché l'acqua è fondamentale per questo tipo di reazione, è quella di eh, trinciare e interrare la, la, la coltura, la biomassa, eh, quando il terreno appunto è umido. Eh, le brassicace, oltre ad avere l'azione vera e propria nematocida e quindi biofumigante, come abbiamo visto, hanno anche un'azione eh, di pianta trappola. Eh, questo si verifica soprattutto negli inervimenti eh, polifiti in cui solitamente la brassicacea entra in una percentuale di circa 5-10% e in questo caso solitamente le specie più consigliate sono il rafano e la, la senape bianca, le quali hanno, eh, in questo caso eh, producono una notevole quantità di glucosilonati. In questo caso, cosa accade? Siccome non abbiamo una grande quantità di isotiocianati che verrebbero a svilupparsi, eh, sostanzialmente sfruttiamo un'altra tecnica, che è quella, appunto, come dicevo prima, della pianta trappola: cioè il nematode eh, sente la radice, la punge, nel momento in cui la punge, permette il contatto della mirosina, l'enzima glucosinolato che produce l'isotiocianato, il quale in quel momento appunto in sito fa morire il nematode. E quindi questo è molto importante, soprattutto in, in specie tipo la vite eh, per le quali i nematodi sono vi, vettori di virus, evitando quindi in questo caso il propagarsi delle piante virusate per tutto il vigneto e rimanendo quindi circoscritta la situazione a pochissime piante. Eh, oltre a questo poi eh, parliamo anche del controllo delle malattie fungine nel terreno. Ovviamente, per elezione, delle nostre parti, dalle nostre parti, Armillaria Amelia e Roselina Necatrix sono quelle preponderanti, e solitamente, così come abbiamo sentito in questi giorni, eh, l'unico metodo diciamo, che può cercare di contrastare, di contenere eh, questi agenti di marciumi radicali sono i tricoderma. tricoderma però che eh, così come vediamo dal grafico, ma anche eh, così come abbiamo sentito ieri dal da ricercatore Alto Mare, ehm, una volta messi all'interno del terreno hanno una durata, una persistenza a concentrazioni molto elevate di pochissime settimane, per cui si è costretti inevitabilmente a ripetere le somministrazioni affinché si abbiano concentrazioni elevate di tricoderma che, che è in grado appunto di contrastare gli agenti, di, di, gli agenti appunto dei, dei marsciumi. E quindi, questo è un problema perché, ovviamente, eh, al di là del costo bisognerebbe continuamente introdurre tricoderma all'interno del suolo. Come può aiutarci l'inerbimento in questo? Eh, innanzitutto, teniamo conto che l'inerbimento ha, come abbiamo detto, la caratteristica di produrre biomassa, quindi sostanza organica, ma soprattutto un altro elemento molto importante, che è quello degli essiudati radicali. Da alcuni studi eh, ehm, si parla addirittura 15, del dal 15 al 30% di fotosintetati che la pianta produce durante il suo ciclo che vanno all'interno del suolo. Questi sudati radicali cosa, cosa hanno? Che composizione hanno? Eh, portano con loro glucidi, aminoacidi, vitamine, fitoormoni e tutta questa serie di sostanze ovviamente eh, serve per nutrire i microorganismi che sono presenti nel suolo. Per cui, per nutrire i trichoderma che andiamo a immettere eh, diciamo esternamente, servono ad aumentare la concentrazione dei microorganismi autoctoni, autoctoni e quindi la quantità proprio in termini ponderali della biomassa presente nel terreno, della biomassa ovviamente microbica presente nel terreno, e ovviamente eh, può determinare con il tempo anche un equilibrio fra eh, patogeni, ehm, eh, agenti patogeni e microorganismi utili, rendendo il suolo eh, soppressivo. Oltre a questo, ovviamente, l'inerdimento eh, determina anche un altro vantaggio fondamentale, che è quello di migliorare la struttura del terreno, con tutte le proprietà fisiche che eh, ormai conosciamo, e in particolare quella di aumentare la velocità di infiltrazione dell'acqua. Cosa molto importante perché? Perché arieggia il suolo e quindi evita ristagni idrici all'interno del suolo, evita quindi asfissia nell'apparato radicale. E ovvie, ovviamente anche in questo caso riducendo la tendenza delle piante e la sensibilità delle piante a essere attaccate da agenti eh, di maciume radicale. E non ultimo, molto importante, è quello di diminuire l'umidità all'interno dell'ambiente, quindi del sistema, in questo caso vigneto. Qui infatti vediamo due foto eh, fatte in agro di eh, Ginosa, terreno completamente argilloso. Eh, stessa azienda, praticamente gli impianti sono uno, uno accanto all'altro e vediamo dove eh, nella foto in basso dove c'è innervimento che il trattore può passare tranquillamente senza determinare eh, carreggiate, invece nella foto in alto vediamo come eh, a causa della scarsa portanza del terreno eh, diciamo accentuata anche dall'eccesso di pioggia, si hanno proprio delle carreggiate molto profonde che determinano dependenti per le piante, ma soprattutto anche difficoltà di tipo operativo, perché ovviamente in questo caso le trattrici fanno fatica a trattare, ma soprattutto anche a trattare bene, così come ci diceva eh, il collega eh, Giovanni Bigot. Eh, oltre a questo, ecco, un'altra osservazione fatta soprattutto nei primi anni, quando abbiamo cominciato a giocare, io dico, con i nervimenti, e quindi quando in un'azienda si preferiva fare una frazione di, di azienda con i nervimenti. Camminando lungo le file si vedeva, soprattutto in primavera, eh, in periodo di fioritura delle drupace eh, e quindi con giornate di, 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 di rugiada, si vedeva che eh, nelle zone eh, in cui non, non c'era l'inervimento i fiori erano tutti quanti bagnati sulle piante. Spostandosi invece nelle zone in cui l'inervimento era presente, eh, le scarpe eh, bisognava cambiarle perché bisognava mettere gli stivali perché c'era eh, acqua dappertutto, però i fiori erano asciutti o perlomeno pochissimo bagnati. E questo è fondamentale perché un'azione indiretta dell'inerbimento che sembra una cosa stupidissima, può invece essere fondamentale per ridurre appunto la suscettibilità della pianta a moniliosi, vola del pesco, corino nel caso delle drupacee, così come anche per uno sporoidio nel caso delle, della vite. Ovviamente va detto anche che l'inerbimento eh, del caso della vite riesce anche, da alcuni studi, a ritardare le infezioni primarie di anche 15 giorni, proprio grazie al fatto che la massa fogliare sostanzialmente riduce la velocità cinetica delle gocce di pioggia ed evita quindi gli schizzi che portano poi le zoospore sulle foglie, iniziando ovviamente le infezioni. Oltre a questo, controllo insetti. Dunque, per quanto riguarda gli insetti, l'inervimento mi sono fatto un po' una... Una di quelle che può essere una, una scaletta, eh, può avere una funzione bunker plant, cioè eh, una funzione secondo la quale appunto eh, inseminiamo una, una specie, su questa si insedia un, un patogeno, un fitofago in particolare, che ovviamente non è lo stesso fitofago in comune della pianta di interesse, e successivamente su, quel, su quegli insetti si producono insetti utili che poi passano alla coltura. Uh, innervimento per attirare gli insetti utili, innervimento invece per distrarre, per distrarre gli insetti nocivi. Uh, un esempio è questo, uh, un ciliegietto di 20 ettari con uh, oltre 20 anni di età. In questo impianto uh, condotto in biologico, purtroppo non abbiamo armi, uh, lo stesso Piretro abbiamo, visto, abbiamo sentito uh, poc'anzi uh, la, la, la sua... Uh, fotolabilità ha una durata veramente molto scarsa, per cui uh, abbiamo sempre preferito evitare di utilizzarlo proprio per evitare uh, scombussolamenti in tutto l'equilibrio che nel tempo abbiamo cercato di creare. E uh, appunto in, questi, in questo impianto uh, si hanno attacchi dei mitoscelasi ogni anno, non so se l'ho già detto, e um, si sta, si sta um, uh, eseguendo uh, un innervimento con veccia. Uh, pisello proteico, avena e qualche volta anche uh, brassicace. Uh, ormai da 6-7 anni. Ecco, la cosa particolare è che, uh, come dicevo, la, le, le specie di inedimento funzionano da bunker plant. Uh, si comincia già a febbraio a vedersi de, degli afidi sui, sui germogli di piselli di veccia. E contestualmente, già dalla fine di febbraio, quindi in tardo eh, inverno, cominciano a vedersi larve di crisopidi e contestualmente anche eh, cominciano a venire fuori le, le, le coccinelle. Ovviamente attratte in particolare, ecco, questa è un'altra caratteristica, un'altra osservazione, dalle leguminose, vece in particolare. Um, detto questo, uh, già ai primi di giugno di, di aprile si vedevano le covate delle cocinelle sui germogli, ovviamente infestati di ciliegio, ma la cosa più interessante è che vedendo una grandissima quantità di cocinelle ci siamo divertiti a capire quante potessero essercene per, per metro quadro. Ebbene, siamo arrivati a contarne eh, una barra due per metro quadro, 15.000 cocinelle per ettaro. E tutto questo porta poi nel periodo di fine aprile... Eh, se la regia può mandare il video, <coughs> a una situazione del genere. Tenete conto che qui pochi giorni prima è stato trinciato l'inervimento e quindi le coccinelle si sono eh, trasferite completamente sulle piante di ciliegio e abbiamo avuto un risultato che eh, a noi sembrava veramente... Eh, eh, insomma, non, non riuscivamo nemmeno noi a, a esprimere un, un termine per quello che, che vedevamo. E ovviamente vediamo anche la pianta però colpita dall'afide. Questo purtroppo è un prezzo da pagare se si vuole condurre, un, in questo caso, un ciliegeto con, eh, problemi, di afidi, eh, con, con problemi di afidi, proprio perché, di peto eh, non si hanno purtroppo armi, armi eh, per gli afidi che siano in grado di poter controllare questo tipo di, eh, di problema. Oltre a questo, poi gli insetti, eh, l'inerbimento, come dicevamo, hanno la capacità di attrarre gli insetti utili. E qui abbiamo due esempi, a destra eh, una composita che eh, ovviamente ospita un sirfide, il quale appunto è lì proprio per nutrirsi del polline, a sinistra invece vediamo la facelia, una delle piante più, più, più utilizzate diciamo soprattutto per eh, attirare insetti, una pianta mellifera in grado di attirare anche le api, tantissime, eh, una durata di fioritura molto lunga e quindi eh, diciamo eh, questo può essere molto utile anche per esempio per il vigneto per la, pro la proliferazione ecco, per l'allevamento tra virgolette ecco, degli orius in virtù poi di quella che sarà la, la, il periodo di fioritura e quindi del controllo della, della franciniella attraverso lo stesso orius. Ovviamente le stesse piante in questo caso prendiamo l'esempio della facelia possono anche distrarre gli insetti fitofagi e infatti in questo caso la facelia, opportunamente seminata nel periodo giusto, perché questa è una cosa fondamentale, può determinare la distrazione della franchinella nel periodo contemporaneo della fioritura della vite. Infatti, proprio grazie a questo motivo, ehm, riusciamo notevolmente a ridurre la quantità di franchinella presente sui grappoli nella fase di fioritura. In soccorso a questo, poi. Può darci una mano l'introduzione degli insetti utili. E infatti, ormai da tre anni si, abbiamo delle collaborazioni eh, in sperimentazione con eh, la Coppert eh, che ci ha permesso appunto di poter fare questo tipo di, eh, di lavoro. Eh, attraverso i quali, in particolare l'ambicellus Swirschi, riusciamo a controllare popolazioni di frankeniella, ma anche di tripide, altro insetto notevolmente nocivo, eh, soprattutto in una nata come quella di quest'anno. Oltre a questo, eh, ovviamente, eh, un'altra possibilità di introduzione di insetto utile eh, può essere quella dell'anagirus, che ormai, eh, si può dire, ha una un'efficacia elevatissima. In alcuni casi, anche eliminando completamente la confusione sessuale per la cocciniglia, l'anagirus, grazie alla sua uh, spiccata azione di andare alla ricerca appunto delle neanidi della, della, della cocciniglia, del Palococcus citri, e ficus, riesce appunto ad avere il controllo pieno della, della, della cocciniglia e eh, quindi inerbimento più insetti utili eh, permettono di avere, eh, eh, ovviamente anche oltre alla confusione sessuale per la tignola, permettono di avere oggi possiamo dirlo a gran voce: uve da tavola senza alcun intervento insetticida. Uh, detto questo vorrei spendere giusto due parole su un'altra cosa molto importante che mi sta particolarmente a cuore, è su quella appunto del, dell'inervimento, oltre che per il controllo appunto degli insetti, dei patogeni e quant'altro, anche sul ruolo fondamentale che può avere insieme alle minime lavorazioni e alla non lavorazione nel sequestro della CO2 all'interno dei suoli. E questo ci può far determinare un'azione molto importante dell'agricoltura, che non è quella di ridurre le emissioni, ma addirittura... Uh, sequestrarle. Quindi, questo, secondo il mio punto di vista, ecco, deve essere un cambiamento di passo che noi tutti i tecnici dovremmo fare affinché uh, riusciamo a centrare gli obiettivi uh, di cui si è parlato proprio in questi giorni attraverso la Coppa 26 e il G7, uh, è stato a Roma. Grazie Giacomo. So, grazie a tutti. Eh, ti chiedo da anni. Uh, sei mh, particolarmente legato al tema dell'inerbimento e sei praticamente il, il fulcro eh, attorno a cui, se c'è un problema un, o comunque un dubbio sulla questione dell'inerbimento, eh, è a te che bisogna chiedere. Um, e ti chiedo, in questi anni, come è cambiato anche la visione delle aziende agricole eh, per quanto riguarda l'inerbimento? Perché fino a qualche anno fa, un vigneto bello per un produttore era un vigneto che non aveva neanche un filo d'erba, adesso invece vediamo questi vigneti e diciamo, caspita, che bello, potremmo immaginare anche, stanno riuscendo a capire, state riuscendo anche a um, sensibilizzare più, uh, più aziende agricole? Questa è una bella domanda, ricordo i primi anni in cui si cominciava a parlare di, nervi, di nervimenti e che spingevano a poterli fare, Proprio per questa convinzione di, della loro importanza ecco sulla, sul miglioramento della fertilità dei suoli, in cui su dieci aziende probabilmente una con scetticismo eh, cominciava a farne. Eh, ora invece la situazione è completamente cambiata, ci sono molte aziende che ormai chiedono loro che tipo di miscuglio devono fare per il prossimo autunno, quindi ormai è entrata già nella testa. Del produttore, quello di l'idea, appunto, di fare l'inerbimento, ma soprattutto perché ne vede i benefici, questa è la cosa importante. Ci sono delle situazioni con terreni veramente molto argillosi. Abbiamo visto prima le foto, no? Terreni molto argillosi, senza rinerbimento, fare uva da vino sarebbe non impossibile, ma quasi. Uh, ma oltre a questo, anche terreni uh, delle nostre parti che non sono argillosi come quelli che abbiamo visto in fotografia, uh, in cui uh, dopo le arature uh, vengono fuori delle zolle grosse 10 centimetri. Grazie all'inerbimento questo non accade più. E queste sono situazioni che ovviamente l'agricoltore da buon osservatore eh, di percepisce. cui si rende conto, percepisce e ovviamente va avanti. Ci sono invece, poi, molta gente, ovviamente, che, a causa, secondo me, ecco, di, ehm, eh, come dire, di culture ecco, radicate negli anni che non riescono a fare il passo. E su queste ovviamente. Eh, Spendiamo il doppio del tempo, però ci fa molto piacere perché poi una volta cominciato con un ettaro due ettari, una piccola porzione di superficie, a poco a poco poi ci, ci si allarga. Poi magari vedono il vicino e copiano. È quello sempre, gli <ride> agricoltori sono bravi imitatori, copiatori. Grazie Giacomo, Grazie buon a lavoro voi. a te e a tutto il gruppo. Bene. È il momento di eh, Marilena Porto, Customer Technology Specialist per Corteva dieci minuti anche per te. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori e poi per me è davvero un piacere tornare in queste giornate tecniche qui a Bari eh, quindi grazie davvero per l'opportunità. Eh, il tema del convegno qual è della conferenza? Il biologico. Nel catalogo Corteva abbiamo alcuni prodotti che sono autorizzati nel biologico ma oggi pomeriggio vorrei concentrarmi su tutti i formulati del catalogo Corteva che contengono Spinosad perché leggete Calcova dopo Spinozad? Perché Corteva a livello globale da ottobre ha lanciato il marchio commerciale dello Spinozad. Quindi da ottobre dire Spinozad o Calcova per noi è la stessa cosa. Un anetto, anedo, aneddoto eh, tutto iniziò nell'86. Con un ricercatore eh, che era in vacanza a Cuba eh, per deformazione professionale era in uno stabilimento, una distilleria di Rum, prelevò un terreno, lo portò in laboratorio e vide che c'era questo batterio, il saccharopolispora spinosa, che dava origine a 23 spinosine e si vide che queste spinosine avevano un'attività insetticida. Cosa fece quindi Corteva? Sviluppò, fece fermentare questo batterio e si ha un normale processo fermentativo. Quindi, si ha una, la preparazione di un substrato. Viene inoculato il batterio, avviene la fermentazione e vengono estratte delle 23 spinosine, la A e la D. E da qui il nome Spinozad. Vengono quindi purificate, miscelate, e da qui nasce appunto Spinozad o Calcova. La formulazione che abbiamo in commercio in Italia quindi è il laser. Non occorre dire forse tanto sul laser, sullo Spinoza, è un prodotto, come avete visto, che ha degli anni, eh, ma tutt'oggi è un prodotto che ha la sua validità. E quando venne lanciato eh, nel 99 vinse il premio di Chimica Verde come prodotto naturale per il controllo degli insetti. L'etichetta in Italia oggi cosa, cosa contiene? ha autorizzato più di 50 insetti e più di 50 colture. Quindi il laser dopo tanti decenni, devo dire che tutt'oggi per molti agricoltori e tecnici è un punto di riferimento per la gestione degli insetti in diverse colture. Una formulazione che contiene Spinosad Calcova è lo Spintorfly. Cos'è lo Spintorfly? È un'esca proteica per la gestione e il controllo del, dei ditteri tefritidi quindi ceratitis capitata, bactrocera ole ragoletis cerasi e anche la bactrocera dorsalis perché il Ministero ci chiese di poter intervenire durante, sapete che in Campania c'è stata questa presenza di dorsalis e con lo spintorfly si è riuscita a gestire e contenere anche la pressione in Campania la formulazione dello spintorfly cosa prevede? Quindi è un'esca proteica pronta non bisogna fare miscele nulla se non poi eh, applicarlo normalmente come un agrofarmaco. Agisce solo per ingestione negli adulti e contiene solo 0,24 grammi litro. Siccome vedremo più avanti che la dose per ettaro è di un litro ad ettaro, noi stiamo ridistribuendo solo 0,24 grammi di Spinosad ad ettero. Perché una dose così bassa ha una efficacia, ha la sua validità? Perché lo sviluppo dell'esca proteica è stata studiata appositamente per avere una validità e un'attrattività, come diceva oggi il professore Germinara, un prodotto attrattivo deve essere attrattivo in maniera elevata, potente, e questo è l'attrattivo presente nello spinterfly. Non solo è molto attrattivo, ma è stato studiato per essere persistente tanto quanto lo spinosad. Quindi l'esca migliorata, questa esca migliorata riduce di 70 volte la dose di spinosad che si ha in altri eh, prodotti, cioè la, la quantità di principio attivo che si ha in, alte, in altre esche. Le colture autorizzate sono diverse, abbiamo drupace, abbiamo l'olivo, il gruppo degli agrumi, fico, melograno, cacchia, nonna, fico d'india e ciliegio. Il numero di trattamenti autorizzato è variabile da 4 ad 8 trattamenti annui. Dicevo, un litro di prodotto ad ettero che va diluito in solo 4 litri d'acqua. Quindi abbiamo una soluzione di 5 litri totale per poter trattare un ettero. La dose, quindi questo litro ad ettero, è invariata. Indipendentemente dal numero di piante, dall'età e dalla forma di allevamento. Quando viene preparata la soluzione, il prodotto va utilizzato entro le 12 ore ed è di grande utilizzo disporre delle trappole per il monitoraggio, perché il primo trattamento va fatto alle prime catture in campo. Quindi, quando si vadano i primi adulti, intervenire. L'applicazione in campo si può effettuare in due modi. Io nella presentazione ho messo due modi, ma direi tre. Allora sicuramente si può fare a file alterne, quindi questi 5 litri possono essere ridistribuite a file alterne o a piante alterne. L'unica accortezza che chiediamo è quella che per creare una barriera ancora più protettiva all'interno del campo trattare tutto il perimetro, quindi le piante vanno trattate tutte nel perimetro. Non trattare in caso di pioggia, perché essendo un prodotto a base di sostanze naturali, zuccheri e proteine, se ci sono pioggi, piogge abbondanti, non piogge, ma abbondanti, il prodotto può essere dilavato. Però credetemi, sono anni che seguo questo prodotto, con le previsioni meteo molto attendibili, se io domani devo andare a trattare e piove, rinvio al primo giorno utile. Anche perché i diterite fritidi, quando piove, non volano, non si accoppiano, non depongono, quindi quando mi viene chiesto ma se piove per più giorni l'agricoltore può stare tranquillo perché i diteri tefridi, ripeto, se ci sono giornate di pioggia, non arrecano danni. L'intervallo di tempo può variare a seconda la pressione tra 7 e 10 giorni. La modalità d'azione qual è? Quindi l'insetto viene attratto dall'esca proteica, va ad alimentarsi ad libitum, dopo un'ora L'insetto smette di alimentarsi e sopravviene la mortalità entro un paio di ore. E in questo intervallo di tempo, ovviamente, non viene mai effettuata la deposizione delle uova. Quando presento questo prodotto, mi dicono: Ma com'è possibile utilizzare 5 litri di soluzione in un ettaro? È possibile perché non va trattata tutta la chioma, ma soltanto una parte. E si possono fare due tipi di applicazioni: o uno spot. Con un diametro nella parte trattata di 30-50 cm o con una barra, sempre un, con un diametro, una fascia di un diametro di 30-40 cm, come dicevamo prima a file alterne. L'importante non è per avere una protezione del frutto trattarlo. Assolutamente, si può anche, eventualmente, se si va con una pompa a spalla, evitare di trattare dove c'è il frutto. Per l'amor del cielo, cioè se si tratta non è un problema, però per proteggerlo non è essenziale andare direttamente sul frutto. Solo una cortezza, io chiedo solo una cortezza quando si vuole usare questo prodotto, la dimensione della goccia. Perché i ditterite fritidi, avendo un apparato boccale l'ambiente succhiante, non possono ingerire la goccia se è stata nebulizzata. Quindi l'accortezza è quella di trattare. E avere una dimensione della goccia che sia tra i 3 e i 4 mm. Un, non ha ovviamente un impatto uh, sugli utili perché, come dicevo, è un attrattivo specifico solo per dittarite fritidi, non attira altri insetti. L'Istituto, infatti, di olivicoltura di Cosenza fece delle prove dove addirittura avevamo la presenza di insetti utili superiore nelle tesi trattate rispetto a quelle non trattate. Ovviamente se è selettivo per gli insetti utili, lo è anche per le api e per i bombi. Diverse aziende mh, hanno prestato attenzione di macchinari mh, allo, allo spintorfly, sono stati allettati da questo prodotto e quindi mh, si hanno la produzione, ci sono due aziende in particolare che producono dei macchinari per la corretta distribuzione dello spintorfly. Per le piccole aziende noi consigliamo delle pompe a spalla, eh, al di là di usare queste macchine eh, che hanno una calibrazione più corretta e tutto, anche una normale pompa a spalla va benissimo. Come dicevo, l'importante è togliere la piastrina vorticatrice nell'ugello per non nebulizzare. Quindi tolta quella e tendenzialmente avere una pressione eh, a circa un'atmosfera, un'atmosfera e mezzo, con qualsiasi pompa a spalla quindi si può eh, avere la goccia perfetta. Qui continuiamo, continuiamo con una carrellata appunto di macchinari di queste aziende che hanno voluto investire per poter trattare con lo Spinterfly un'ulteriore azienda, vi faccio vedere questa, mh, questo serbatoio perché Corteva eh, durante il 2021 ha dato anche possibilità, in comodato d'uso, di avere queste macchine per la corretta distribuzione. Perché come potete vedere qui. È un normale serba, serbatoio che si può, scusate se sorrido, ma alcuni l'hanno anche messo sul cofano di un'automobile, camminando dentro eh, l'azienda, la, eh, trattavano con questo macchinario, perché c'è un pulsante che permette di spruzzare sulla pianta o in maniera continuativa facendo questa fascia. E si vede che anche se in movimento si hanno degli spot precisi e la dimensione della goccia è perfetta. Lo Spintorfly ha suscitato interesse anche presso università e enti pubblici nazionali al punto che stanno facendo delle prove per l'applicazione dello Spintorfly tramite droni. Io ricordo che in Italia è vietato l'applicazione di agrofarmaci con mezzi aerei, ma volevo soltanto dirvi che il prodotto ha catturato l'attenzione, ripeto, sia di università che di enti pubblici. Volendo riassumere, quindi cosa bisogna fare? Perché sembrano tante le cose che ho detto sullo Sprinterfly, ma è di una facilità, chi lo utilizza poi non lo lascia più. Mettere le trappole per monitorare. Alle prime catture preparare questa soluzione di 5 litri e poi applicarlo, come dicevamo, o indipendentemente dal numero di piante dell'età, o con uno spot o con una fascia, dimensione di 3-4 mm. È trattare o a piante alterne o a filare alterne, ma vi aggiungo che qualche agricoltore che è da anni che lo utilizza fa il trattamento sempre dei 5 litri, però su tutte le piante. Quindi, non cambia la quantità di soluzione, ma solo la modalità di, di applicarlo su tutte le piante, su un filare sì, o su un filare no, o in maniera alterna eh, sulle piante stesse. Quindi, volendo dare l'ultima eh, informazione sullo spinterfly è un prodotto dove utilizziamo ad ettero solo 0,24 grammi di Spinozad. È una soluzione pronta all'uso. Scusate, ho dimenticato un apostrofo. I consumi d'acqua. Io ho seguito un'azienda in Calabria che aveva difficoltà a reperire l'acqua, dovevano anche percorrere chilometri per poter riempire il serbatoio. Avendo, dovendo distribuire solo 4 litri di acqua più quello di Spinterfly. Ovviamente questo, questo ostacolo si è quasi annullato. I tempi, in, con una pompa a spalla abbiamo valutato che in 30 minuti si, si tratta un ettaro. Non si hanno problemi di deriva, ovviamente è autorizzato nel biologico e quindi anche nell'integrato. L'ultima slide solo per dirvi che recentemente, il 12 ottobre, abbiamo ottenuto l'estensione di etichetta del calcova dello Spinosad, nel formulato success o italianizzato success. È un prodotto che serve per il controllo degli elateridi, è l'unico geodisinfestante per gli elateridi autorizzato in biologico e abbiamo avuto l'estensione perché avevamo avuto l'autorizzazione per il mais, ripeto, da ottobre è possibile impiegarlo anche su patata. Agisce per ingestione e contatto, mantiene un'efficacia elevata non si hanno problemi di dilavamento e quindi un prodotto che si presta molto bene per le colture in biologico, al punto che diverse aziende eh, con colture differenti ci stanno chiedendo di poter estendere ancora di più l'etichetta con nuove colture. Io vi ringrazio, sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie, sì, grazie a te Marilena. Giungiamo alla fine con l'ultima relatrice eh, di questa ultima sessione, ma della prima, Biocontrol Conference. Non vorrei essere nei panni di concetto gentile perché eh, in occasione dell'intervista. Ha avuto il coraggio di elencarmi tutte le prove che dovrà, Buonasera diciamo, a ehm, di cui dovrà parlarci ed è stato un bel lavoraccio, ci presenterai veramente un lavoro completo e eh, una mole anche di lavoro molto grande. Eh, Concetta Gentile ci presenterà eh, un lavoro scritto a sei mani con eh, altri agronomi eh, che sono Lorenzo Laghezza e Davide Diagro eh, e fanno parte Già. tutti quanti. Uh, di Giaro, sì, <ride> c'era Diagro, era un'azienda, oh. mi sa, scusate, è un po' di ore che siamo qua ehm, E fanno parte eh, del gruppo eh, AgriMeca Fruit Consulting, ci parleranno delle esperienze di biocontrollo su fruttiferi ed uva da vino. Prego. Sì. Ok, grazie Teresa per questa introduzione. Eh, io sono Titti Gentile e faccio parte del gruppo AgriMeca. Eh, per chi non conosce AgriMeca, AgriMeca è una società eh, che si occupa prevalentemente di assistenza tecnica di campo, eh, assistenza tecnica rivolta ad aziende eh, frutticole, viticole ed anche olivicole. Ehm, in questa... come faccio ad andare avanti? Okay. Eh, in questa occasione eh, vogliamo parlare eh, solo di alcune eh, esperienze di biocontrollo che AgriMeca ha maturato nel corso degli ultimi anni, in particolare in impianti frutticoli e viticoli dell'Italia meridionale. La prima esperienza riguarda appunto l'applicazione di un fungicida uh, microbiologico, ovvero il bacillus amylo-liquefacens, uh, diversi ceppi di bacillus amylo-liquefacens uh, su ciliegio per il controllo della monigliosi. Uh, sono state fatte diverse esperienze, le esperienze biennale, in diverse aziende, sia nord, uh, nel nord barese sia nel Sud Barese. Eh, a seconda delle aziende sono state fatte dai due ai tre interventi e eh, nelle, fa nella fase nelle fasi fenologiche da prefioritura a scamiciatura e eh, l'andamento climatico in questo arco temporale è stato caratterizzato da una discreta piovosità e eh, comunque un'umidità molto abbondante eh, il risultato è stato molto positivo nel controllo appunto del, del patogeno e, e questo appunto ci ha dato la possibilità eh, di eh, prevenire, eh, perché questi sono fungicidi microbiologici preventivi, di prevenire l'infezione appunto della eh, malattia senza disturbare sicuramente l'azione eh, degli insetti pronubi. Un'applicazione dello stesso tipo è stata fatta sempre con un particolare ceppo di Bacillus amyloliquefacens in agro di Loconia eh, per due anni consecutivi sul cotogno. Eh, sono stati effettuati quattro interventi in questo caso. Dalla uh, metà della fioritura ad allegagione avvenuta. Uh, in questa situazione, uh, l'andamento cli climatico è stato caratterizzato da uh, piogge abbondanti e uh, anche umidità uh, mattutine molto uh, presenti. Anche in questo caso, per il controllo appunto della moniliosi del cotogno, il risultato è stato veramente interessante, c'è cioè stato un buon controllo del patogeno. Eh, simile anche l'esperienza appunto eh, di un, su, su albicocco, di un, di un particolare ceppo di Bacillus amylo esperienza avvenuta sempre nell'agro di Loconia, eh, un'esperienza biennale, quindi del 2020 e del 2021. Eh, sono stati effettuati due interventi, uno in piena fioritura e eh, l'altro a caduta petali. Uh, L'andamento climatico è stato caratterizzato da una piovosità uh, discreta, e con, ma uh, accompagnata comunque da umidità mattutine veramente abbondanti. Anche in questo caso il controllo del patogeno è stato molto buono. Eh, un ceppo particolare di Bacillus amylo liquefacens è stato eh, applicato eh, anche eh, su, sia sulla vite eh, da vino che eh, sulla vite da tavola eh, per il controllo appunto di due patologie eh, della vita, ovvero la botrite e l'oidio. Eh, sono state diverse le aziende in cui appunto è stato utilizzato, eh, utilizzato il, il Bacillus, e l'esperienza è eh, eh, biennale. Uh, L'applicazione è stata fatta da uh, agosto fino uh, alla raccolta e uh, sono stati effettuati diversi trattamenti, diversi uh, interventi a distanza di circa otto giorni. Per quanto concerne eh, il dosaggio eh, del bacillus in questione, il dosaggio è stato regolato eh, in funzione delle condizioni climatiche. Quando si, sono, quando si dovevano verificare delle condizioni climatiche eh, molto favorevoli al, all'infezione, eh, abbiamo utilizzato un dosaggio completo del formulato e invece quando c'erano delle condizioni climatiche sfavorevoli all'infezione eh, dei due patogeni ehm, abbiamo utilizzato un dosaggio ridotto. Eh, per quanto concerne le, eh, i risultati il controllo dell'oidio fino alla raccolta è stato veramente molto buono. Eh, anche il controllo della botrite è stato complessivamente buono, eh, però eh, in alcuni casi, eh, quando su varietà magari a raccolta tardiva oppure quando le condizioni climatiche si facevano veramente molto eh, favorevoli allo sviluppo della, della malattia, eh, si sono riscontrate alcune infezioni di botrite. Eh, è stato provato eh, proprio quest'anno eh, il Bacillus subtilis eh, per il controllo della batteriosi eh, del mandorlo. Eh, L'esperienza è avvenuta in agro di foggia eh, su impianti ad altissima densità eh, su Guara, sulla cultivar guara. Eh, sono, stati sono state fatte quattro applicazioni, quattro trattamenti a distanza di circa 7-10 giorni dalla metà di aprile. Eh, il controllo della batteriosi è stato buono, però è anche eh, vero che quest'anno non ci sono state le condizioni climatiche eh, favorevoli, appunto, allo sviluppo del, del patogeno. Eh, per cui sicuramente l'efficacia di, eh, di questo bacillus è da, eh, è da, da sviluppare negli anni eh, successivi. Uh, molto interessante eh, ed è anche un'esperienza che dovrà ancora proseguire: il, uh, il controllo appunto del, uh, del capnode tramite il nematode entomopatogeno Stenernema Carpocapse. Uh, L'infestazione uh, è stata verificata ad agosto dello scorso anno, ad agosto del, 2000, del 2020, a seguito appunto di eh, sintomi di deperimento e anche di moria di alcune piante di ciliegio. Eh, sono state fatte delle applicazioni del, del nematode al colletto. La prima è stata fatta subito dopo la verifica dell'infestazione, quindi a fine agosto 2020, ed è stata ripetuta una seconda applicazione dopo 15 giorni. Eh, Quest'anno, invece, nel 2021, eh, è, stata, eh, è stata fatta una prima applicazione dell'ematode a inizio di maggio e una seconda a fine agosto. Eh, il risultato sembra veramente molto interessante. In quanto eh, a seguito di alcuni monitoraggi delle radici a fine estate sono state monitorate alcune radici eh, di piante eh, deperite, ma a seguito di questi monitoraggi non è stata riscontrata la presenza di alcuna larva. Per cui probabilmente la causa del deperimento è eh, da ricercare appunto nel un eventuale stress idrico. E sicuramente questo lavoro continuerà con ulteriori applicazioni. Eh, negli anni successivi. Una esperienza molto interessante, che è diventata un'esperienza poliennale perché ormai è diventato uno strumento di difesa a tutti gli effetti, è quella dell'uso degli estratti d'aglio per il controllo appunto della cicalina verde degli agrumi, dell'empoasca, che è l'agente causale della fetola degli agrumi. Eh, questa, questa esperienza appunto è eh, l'azienda che che adopera appunto questa tecnica. Si trova nell'arco ionico, è un'esperienza poliennale, come avevo già eh, detto, e le applicazioni, i trattamenti iniziano solitamente a settembre, quando inizia l'attività trofica appunto della cicalina, e eh, i trattamenti vengono effettuati ogni otto giorni circa. L'estratto d'aglio non ha un'attività insetticida nei confronti dell'insetto, ma ha, inibisce l'attività trofica dell'insetto, per cui l'insetto è presente all'interno dell'agrumeto, ma in realtà appunto non svolge più la sua attività trofica. Una esperienza interessante. È stata svolta quest'anno in un'azienda che eh, ha in consociazione Susino e Albicocco eh, per il controllo, quindi sono stati utilizzati dei parassitoidi e dei predatori per il controllo appunto di diverse specie di eh, afidi. Eh, sono stati fatti dei lanci di eh, diversi parassitoidi e sono stati fatti, ed è stata fatta anche una distribuzione appunto, di uova di eh, crisopa. Eh, a seguito di, eh, diciamo di questi lanci e di questa distribuzione di uova, eh, sono stati effettuati dei monitoraggi costanti sulle piante e si è riscontrato mh, eh, un controllo non completo del, del target, quindi degli afidi. Um, questo uh, è, un, è un punto di partenza perché in realtà molto probabilmente il, uh, è, è stato fatto, il lancio è stato fatto non uh, uh, in concomitanza con l'inizio dell'infestazione ma è stato fatto successivamente. Uh, per cui uh, sicuramente è un punto di partenza per migliorare ancora di più questa strategia. Inoltre per quanto riguarda invece la presenza, l'attività predatoria delle larve di crisopa, eh, a seguito di monitoraggi, la presenza de, nonostante fossero numerose le uova di crisopa eh, diciamo, distribuite all'interno del frutteto, eh, la il numero della presenza di larve di crisopa è, era ridotto e eh, molto probabilmente la causa di questo è dovuta al fatto che le, le, le uova sono state distribuite con una pompa a spalla a mezzo acqua per cui magari in parte sono cadute al suolo e eh, le larve non sono riuscite a risalire sull'albero ma in parte può essere anche dovuto al fatto che l'uovo è molto fragile per cui magari si è eh, danneggiato, quindi anche eh, su questo fronte c'è bisogno di un ulteriore lavoro proprio per raffinare ulteriormente eh, questo, questo tipo di strategia. Un'applicazione molto, molto interessante è stata eh, quella dell'olio di soia eh, che è stato uh, utilizzato per il controllo della monostera unicostata, della eh, cimicetta del mandorlo e eh, è un'esperienza molto recente, è, stato fatta, è stata fatta una sola applicazione a fine agosto in post raccolta e il risultato è stato molto buono e eh, paragonabile anche superiore a quello dell'uso dell'azienda di reactina che era stato effettuato, diciamo che, trattamenti che erano stati effettuati in precedenza. Um, è, è importante parlare del Bacillus thuringiensis uh, e delle esperienze ormai uh, consolidate uh, dell'utilizzo di questo insetticida microbiologico uh, per il controllo di uh, numerosi lepidotteri ed in particolare di lepidotteri appunto di eh, alcune drupace eh, come eh, l'Acidia molesta o l'Acidia funebrana nel caso eh, del Susino nei confronti quindi il controllo anche della Narsia lineatella e eh, questi due tipi di lepidotteri eh, una strategia magari integrata con la confusione sessuale eh, anche l'epidotteri del ciliegio eh, inoltre ormai un insetticida eh, microbiologico indispensabile eh, per la lotta alla è molto efficace per la lotta lobesia botrana anche in associazione con la confusione sessuale eh, efficace ormai eh, eh, dimostrata e consolidata anche eh, uso consolidato appunto eh, nei confronti l'utilizzo di questo insetticida eh, per il controllo della Palpita unionalis eh, per l'olivo, quindi per la margaronia e anche per il controllo della tignola dell'olivo. Anche il metodo della confusione sessuale è una strategia di biocontrollo eh, ormai consolidata eh, che eh, viene applicata eh, in, eh, su alcune drupace, quindi eh, per, il, per il controllo sempre di cidia e di anarsia, eh, su albicocco, pesco, eh, mandorlo e anche susino, eh, inoltre per il controllo del planococcus ficus eh, sulla, eh, eh, sulla vite e anche per il controllo della lobesia botrana. Eh, molto eh, interessanti eh, sono stati anche i risultati appunto eh, di questa metodologia. Per il controllo della zeozera Pirina, sia sull'olivo, sia sul noce che sul pero, io ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, dottoressa. Ehm, ci sono. Mi, ascoltando e eh, guardando i diversi, eh, le diverse prove, mi viene da dire che le culture mediterranee sono tante e ehm, allo stesso tempo. Si sta sperimentando, si stanno mettendo a punto questi nuovi mezzi di biocontrollo, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Sì, il lavoro è ancora lungo. Diciamo che eh, queste sono, per alcune, per alcune situazioni, sono solo prime esperienze. Eh, non tutte, come abbiamo visto, sono totalmente positive, però questo non è, eh, non è motivo, eh, diciamo, è, è, anzi è motivo per uh, progredire, per lavorare sempre meglio, per mettere a punto, diciamo, per collocare meglio le sostanze per mettere a delle strategie più efficaci. Continuerete a lavorare, eh, a diciamo, studiare e a imparare sul dalla nostra campo. <ride> grazie, grazie, grazie. A te. grazie. Bene, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio per essere stati qua seduti fino alla fine. Ringrazio chi si è collegato ed è rimasto con noi. E colgo l'occasione a questo punto per far venire qua tutti, tutto il team di Fruit Communication, IPP e eh, Artra e inoltre c'è un attimo, eh, una, con, vorrebbe fare eh, delle considerazioni, ehm, Agostino Santomauro, c'è ancora in sala? Sì. Quanti minuti le devo dare? Anche meno, non voglio rubare tempo a nessuno, ognuno di noi vuole tornare a casa. Un flash su... Eh... Dosi dei prodotti fitosanitari. Nelle presentazioni, nelle relazioni che abbiamo visto, in più di una relazione, si è parlato di riduzione dell'impiego del rame, eh, si è parlato di impiego di prodotti fitosanitari a dosi ridotte quando usati in miscela con sostanze di base o quant'altro. Quindi diciamo nella, nello scenario, nella cornice. Della Farm to Fork, della sostenibilità e così via, questa dovrebbe essere la strada da seguire, quindi riduzione dell'impiego della chimica, perché poi alla fine la direttiva sull'uso sostenibile ci dice questo. E, dirò di più: eh, ci sono macchine irroratrici, penso per esempio alle scavallatrici, eh, quindi quelle le macchine a recupero, penso alle macchine idropneumatiche, le KVH, che danno una distribuzione. Di, di altro che 1.000 litri ettaro, si scende ai 300, ai 200 litri ettaro eh, come volume di distribuzione. Attenzione, la dose di etichetta è legge, quindi utilizzare una dose ridotta rispetto a quella di etichetta pur prefigurando un comportamento virtuoso nel senso dell'agricoltura eh, sostenibile, è assolutamente sanzionabile. E questo, nello scenario attuale e futuro, è qualcosa che non è poi così accettabile, no? Perché abbiamo, voglio dire, una normativa sul riconoscimento e l'autorizzazione di macchine irroratrici che non si parla con la normativa che autorizza i prodotti fitosanitari. Allora, l'invito che io vorrei fare alle società agrochimiche, questo è un invito in particolare alla parte regulatory delle società, ma credo che gli amici e colleghi qui presenti si possano fare portavoci, è quello di provare a far sì che nelle etichette si possa dare, eh, nell'espressione delle dosi, si possa dare all'agricoltore la possibilità di essere un po' elastici. Perché se io parlo di una dose fissa a ettaro, io lì non ho grandi probabilità di muovermi, benché si possano in alcune etichette ci sono dei range. Però per esempio esistono delle etichette che dicono che c'è una dose massima ad ettaro e un range di concentrazione, concentrazione minima e concentrazione massima. Allora, ovviamente nel rispetto dell'efficacia delle, dell del prodotto. Per quello che riguarda la concentrazione minima, nel rispetto della selettività, per quello che riguarda la concentrazione massima, però questa cosa banale potrebbe dare all'agricoltore la possibilità di evitare di poter essere sanzionabile, e, e, e solo apparentemente questo può, essere, può andare a detrimento delle società agrochimiche. Perché badate, che sono cose che si fanno, si fanno già. Io che uso la KVH o la scavallatrice uso delle dosi ridotte rispetto a quelle di etichetta. Quindi l'auspicio era questo, eh, ho apprezzato moltissimo anche le presentazioni di oggi e quindi porgo un saluto a tutti quanti e insomma arrivederci. Grazie ad Agostino Santomauro dell'Ufficio dell Fitosanitario della Regione Puglia. E niente, volevo semplicemente ringraziare tutto il team di Fruit Communication, ringraziare IPP e Arptra, perché è stato molto faticoso ed è stato difficilissimo organizzare tutto con normative che cambiavano ogni settimana e che non si sapeva poi alla fine quante persone potessimo realmente ospitare, quante meno. Quindi. Abbiamo lavorato con l'incertezza totale alle calcagna, però eh, siamo riusciti a realizzare questo evento e se ci siete qua lo dovete a tutta quella gente che è alla mia destra. Quindi grazie, grazie ancora ad IPP per il supporto fondamentale e grazie all'APTRA e a Vittorio Fili per i contatti internazionali. E, che altro dire? Ci vediamo a febbraio? Ah, ci vediamo a forum eh, chiedo però Vittorio vieni scusami forum di medicina vegetale quali sono altri, gli altri appuntamenti gli appuntamenti del 2022 li, 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 li metteremo in scaletta dopo 14 dicembre 33esimo forum di medicina vegetale ci occuperemo di biotecnologie sostenibili quindi genome editing con il GOTA della genetica italiana nostri ospiti e eh, applicate alla protezione delle piante con particolare riferimento alla protezione delle piante quindi un tema molto amicante molto attrattivo per, eh, per il futuro del, della protezione delle piante 14 dicembre ma riceverete ovviamente la newsletter con tutti i dati grazie e arrivederci a presto alla prossima